Tra gli anni 60 e gli anni 70 una Mini Cooper girava per la città di Reggio Calabria. Alla guida di quest'auto c'era un uomo con tantissime virtù, un uomo con un lavoro solido, una famiglia che si formò da lì a poco ed una spassionata passione per la pallacanestro. Questa sera dedicheremo interamente la nostra diretta al coach Nuccio Geri, raccogliendo ricordi, aneddoti, sorrisi, testimonianze e fondamentalmente quello che piaceva a lui. Tanta, tantissima pallacanestro. La notizia ovviamente la conosciamo tutti, è di quelle brutali, quelle che non avremmo mai voluto scrivere, annunciare o raccontare. A dirla tutta non ci vogliamo neanche credere, probabilmente non ci stiamo credendo nemmeno adesso che siamo collegati in diretta e che accoglieremo tantissimi dei suoi giocatori, dei suoi amici, di qualsiasi appassionato di pallacanestro che ne vuole ricordare la memoria. Il dolore è enorme, è una notizia terribile per tutto il movimento cestistico calabrese e non solo, per chi l'ha conosciuto. Per chi ne riceveva sorrisi, attenzioni, per chi ne riusciva a carpire la sua palese e straordinaria passione per la palla a spicchi, realmente un momento di una tristezza unica. Allenato tantissimo, si è messo sempre in gioco con umiltà, senza badare a classifiche, ranking, stranieri. Lui lottava per divertire, divertirsi e formare ragazzi diventati successivamente uomini, rimasti affezionatissimi al coach Nuccio Geri. Tantissime esperienze nei campionati delle calabresi, unite alla presenza costante e passionale a tutte le partite del nostro mondo. Una vita dedicata alla pallacanestro. In tanti lo ricordano da giocatore nelle foto in bianco e nero, con la Jolly della famiglia Sant'Ambrogio, con la Sporting Club, da Santa Caterina al Piria, dal De Amicis allo Scatolone, da Archi al Pala Calafiore, dal Pala Botteghella al Pala Lumaca, dove non mancava praticamente mai. E poi qualche stagione fa è arrivata la sacrosanta tessera di coach benemerito da parte della FIP Calabria. Allenato veramente tanto, la Gea, la Wilst Tremolini, la Frassati, l'Olympic Club, Attendiamoci, Azzurrina, Basket Pellaro, Hippocampus Lazzaro, Basket Reggio, la Magic Femminile, chi più ne ha più ne metta. È stato addirittura l'operation manager della nazionale italiana durante i percorsi azzurri al Pala Calafiore. Allenato generazioni su generazioni in ambito maschile e femminile. Frasi come, giocate come sapete, lo dico in italiano, nulla di trascendentale, la pallacanestro è un'altra cosa, sono e rimarranno nel vocabolario cestistico di tutti noi. Una vita dedicata al basket, unita all'affetto verso la moglie Caterina, i figli e i nipoti, al quale va il nostro abbraccio. Questa sera, chiaramente, per chi non l'avesse ancora capito, parleremo esclusivamente del coach Nuccio Geri. Una buona sera a tutti quanti, io chiaramente. Sono partito con questa anteprima e questa sera sono tantissimi gli ospiti, gli amici e proveremo a divertirci raccontando di Nuccio, ovviamente. Io parto subito con un soggetto che d'estate andava a mare all'Oasi, incontrava proprio il coach. Sai, ho incontrato Giusva Branca, vuole fare il presidente della Viola. Era tutto vero, era veramente vero, ma un sorriso sicuramente proverò a strapparglielo, nonostante sia passata una settimana, nonostante il ricordo è clamorosamente doloroso per tutti noi. Io credo che Nuccio avrebbe voluto vederci sorridere raccontando delle sue performance. Buonasera, con tanto di maglietta di Massimo Mazzetto e Giusva Branca, come stai? Buonasera Gianni, come sto? Sto bene, grazie a Dio. Sì, in questo mio breve così, intervento, tra le altre cose, ancora una volta hai messo in piedi una cosa meritoria, Gianni, perché questa diretta che non so quanto durerà, ma mi sa che sarà piuttosto lunga, e questa idea di mettere in fila tutti coloro i quali vogliono dedicare un pensiero a Nuccio, credo che sia una cosa bellissima. Ti dico, sì, in questo mio breve intervento qualche sorriso lo faremo insieme pensando a Nuccio. Però devo dirti che ne parlavo l'altro giorno, raramente ho visto, ho percepito, anzi quasi mai, un dolore così vero e diffuso in una comunità intera, per la scomparsa di una persona, da parte di soggetti che tra di loro magari non si conoscevano o addirittura sono in rapporti conflittuali e che però si sono ritrovati tutti uniti attorno al dolore per la scomparsa di Nuccio. Questo evidentemente significa tanto. Questo evidentemente significa che Nuccio era realmente una persona speciale. Sì, lo so, dei morti è facile dirlo,
Però stavolta tutti quanti noi sappiamo che parliamo di una cosa diversa. Questo dolore non va via, non va via. Sì, poi la vita ci prende quotidianamente, torniamo alle nostre abitudini, però a un certo punto la mente ti va casualmente con uno spunto oppure per i fatti suoi, e intanto non ti sembra possibile questa cosa qui. E poi ti addolora sempre. Ma perché? Vedi Gianni, ne abbiamo parlato tante volte anche in privato io e te, la forza del basket reggino, bada bene, io questa è una cosa che sottolineo, non della viola, del basket reggino, che è una cosa più ampia, è stato questo essere comunità. Io mi ritrovo ormai, voglio dire, sono un signore di mezz'età abbondante, ho 53 anni, dei quali almeno 40 5-43 vissuti a contatto col mondo del basket. Mi ritrovo quotidianamente a valutare, a fare un giochino, no? Questo tizio che magari conosci da 20 anni, a 30 anni, dove l'hai conosciuto? In che circostanza? Più della metà delle persone sono tutti legate al mondo del basket. Questo mondo del basket che è sempre stato come ti posso dire, una setta, ma prendila nel senso buono del termine questa cosa, in cui ci siamo ritrovati tutti, anche persone in grande conflitto agonistico tra di loro. Bene, Nuccio, la forza di Nuccio è stata quella di essere sempre un elemento aggregante, un elemento coagulante, mai divisivo. E questo era il suo modo di essere. Io credo che Nuccio sia stata, posso dire, forse la persona più buona che io abbia mai conosciuto in vita mia. Un uomo buono, ecco, se dovessi dire un uomo buono, poi ovviamente anche un uomo ironico, un uomo profondo, ma sono fondamentalmente un uomo buono. Cioè lui, ma questa dico una cosa che tanti sapranno, lui chiamava tutti gioia, ma non come modo di dire gioia, gioia. Lui veramente diceva gioia, come stai, ma con gioia a sua volta. Lui era quello, ti dico una cosa personale, che una volta al mese, almeno ogni 20 giorni, quando non ci si incontrava, telefonava lui a me, sempre lui a me, mai io a Ma lui. siamo in tanti, Che Nuccio mi questa perdoni sera ne per avremo sapere fiducia. come stai, come stai a casa, come sta tua moglie, come sta la bambina. E vedi, tutto questo ti riporta a una umanità del soggetto e a una umanità di valori che è rara, purtroppo. È rara nella nostra società ed è sempre più rara nel mondo dello sport. Poi l'ironia folgorante di Nuccio, e quella ce la portiamo tutti appresso, in qualunque situazione. Più che l'ironia, l'ironia era figlia di questa sua abitudine di dissacrare tutto e tutti. Lui dava importanza a qualunque cosa, ma non rendeva sacro niente. Non rendeva sacro niente. Figurati se poteva rendere sacro l'esito di una partita di basket. Pur mettendoci l'anima quando giocava, e poi da allenatore. È quello che dicevi tu prima, no? Ai ragazzi cosa diceva? Giocate come sapete, non vi inventate niente. Che poi era un modo di dire divertitevi, perché se vi divertite vi do quattro regole, ma per divertirvi di più vi do le regole. E poi fate quello che volete. E la forza e l'umanità di Nuccio, voglio dire un'altra cosa, Gianni, credo che sia, come sempre accade in questi casi, travasata come eredità di valori nella figura di Milo, che io, se ci sta ascoltando, lo spero, abbraccio veramente caramente. Assolutamente sì, Tu assolutamente dovresti sì. avere tra le cassette che ti ho dato una cassetta, che però era molto malmessa, mi ricordo, in cui ci fu un servizio che io realizzai, mi pare, nel 94 su Adesso Basket, quando Col per la PG prima volta. Modena. Come Perché Milo giocava nel PG Modena e no, con tanto di intervista a Sergio Zumbo. Nuccio allenava, non mi ricordo più chi, nei suoi giri, Presuppongo la WISP. può darsi, e fu la prima volta che si incrociarono sul parquet padre e figlio. E quindi io feci questo servizio con la canzone di Cat Stevens, Father and Son. Ma la cosa che io ricordo, al di là del servizio che poi ho rivisto di recente con tenerezza, ma non fu un bel servizio, secondo me, un gran servizio. Si poteva fare meglio, perché ricordo, non sono riuscito a far passare nel servizio tutte le sensazioni, perché stando a bordo campo fu bellissimo, perché Nuccio faceva l'allenatore della sua squadra, Milo faceva il giocatore dell'altra squadra. E in teoria non si dovevano guardare, cioè ognuno doveva guardare la propria squadra. Ma la cosa bella è che Milo, a ogni canestro che faceva, rientrando, buttava distrattamente uno sguardo verso la panchina del padre, quasi sfottente,
e Nuccio, a metà tra il mandarlo a quel paese e il riderne di questa cosa, lo seguiva con lo sguardo e poi faceva finta di non seguirlo. Ecco, questo era Nuccio. Avvocato, Siccome, grazie. Più di così, guarda, sei stato fantastico. voglio dire un'ultima cosa, Gianni, un'ultima. Guardate che Nuccio non era un uomo che ha dato tanto al basket, sì, anche. Guardate che Nuccio era un signor allenatore di basket. Guardate che Nuccio il basket lo sapeva veramente, ma lo sapeva sul serio. E infatti l'unica volta che l'ho visto realmente contento, Nuccio se ne fotteva dei titoli, come hai detto tu prima, Gianni, dei ranking, delle classifiche, di Ne tutto. fregava niente. Quella volta che l'ho visto realmente contento e anche un filo emozionato è quando ha preso la tessera dell'allenatore Benemerito, perché lui sapeva di essere dentro un allenatore, un istruttore, un allenatore e di essere veramente un uomo di basket, che il basket lo ha recepito e trasmesso. Un Ciao bacio. Giusva, ti abbraccio. Ciao. Insomma, era Giusva Branca. Io adesso c'è un uomo, un soggetto che solitamente parla di calcio. Non lo so se invitarlo o no, però fondamentalmente ha messo una foto della Gea che era qualcosa di strepitoso. Però scherzo, è stato anche La mio compagno di Gea. basket, questo lo possiamo Ciao. dire, anche se lo sanno in pochi. Ciao Alfredo, come stai? Ciao Giovanni, grazie per avermi chiamato per questo ricordo al caro Nuccio. Grazie veramente. Io lo hai dipinto molto bene nella tua scheda, ma anche l'avvocato, insomma. Era facile, è facile descrivere. Un uomo come Nuccio Geri, che è il basket, rappresenta veramente il basket, quello vero. Hai parlato di umiltà, hai detto che era un coach, ma lo è sempre stato, non quando ha avuto il patentino, diciamo, per farlo, quello benemerito. Io l'ho conosciuto sul campo di basket. Io sono sempre stato uno. Diciamo, tu lo sai, un riempitivo. Ecco, amo il basket, sono sempre stato un riempitivo, però la bellezza di quest'uomo, di Nuccio, è che eravamo tutti importanti. Anche quando poi alla fine il coach, che non era lui, il coach mi buttava dentro perché c'erano tutti con cinque falli e diceva Alfredo, ecco, e vedevi la mano di Nuccio e mi diceva vai, bravo. Anche se non prendevi rimbalzi, magari ti rimbalzava nelle mani la palla, diceva bravissimo, sei forte, mi faceva sentire Borlenghi, ecco, mi faceva Bravo sentire Gioia, insomma, bravo Gioia. un grande, non si incazzava mai, sorrideva sempre, anzi qualche volta si incazzava. Ogni tanto si incazzava quando non si giocava facile. Quando non si giocava facile, lui si arrabbiava. Oppure quando io ogni tanto dicevo Nuccio, ma siamo su 30. Ecco, capitavano quelle partite disgraziate e lui si incazzava, lì Ma si dove ti incazzava. allenava, Nuccio? Alfredo, E informaci. no, non mi allenava Nuccio, eravamo compagni di squadra. Lui era più grandicello, Ma nella naturalmente. GEA. Nella GEA, sì, eravamo lì a Catona, nel Catona Basket, Ma abbiamo guarda, a giocato un anno, sì. Questo livello ti è narrativo sfuggito. mi dicevano che Nuccio, giocatore, era un personaggio simpatico, americanate, passaggi dietro la schiena. È vero. Alla grande. No, Nuccio era quello che è sempre stato coach lui, ce l'aveva dentro, nel sangue. Era il punto di riferimento anche per chi giocava con lui, no? Era l'allenatore in campo, come si dice. E quando entravo io, ricordo sempre, dicevo, beh, io non segno Nuccio, però non ti preoccupare, correrò talmente tanto, ti do il pallone e tu naturalmente andrai a ciuffarlo da fuori. Era molto bravo, aveva la mano calda anche lui. E questo è il ricordo di Nuccio, un ricordo. Poi, naturalmente, oltre ad essere stato il compagno ideale, il coach ideale, anche l'amico ideale quando Ma ti che anni incontravi. erano, Alfredo? E che anni erano? Io ero piccolino, diciamo, ecco, io ero più piccolino di lui. Lui era grande già, quindi, e lui era il capitano, il vero coach dentro il campo era lui. Non ricordo che anni fosse, saranno, e allora era l'anno, aspettate, lo dico subito, poteva essere anche l'84, l'85, ecco, Sì, intorno a questi 38 anni qui. anni per Nuccio, 39, sì, Eh sì, fondamentalmente sì. era questo. E lui portava tutta l'esperienza e soprattutto portava il sorriso e
È veramente, veramente dava tanto, non soltanto a noi, insomma, lo conosciamo tutti, insomma. È un dolore grande, è la perdita di quest'uomo veramente grande, grande come Nuccio Geri. Alfredo, niente, io spero di ritrovarti in occasioni migliori, però ci tenevo ad ascoltare il tuo percorso in compagnia di Nuccio, anche perché ho scoperto cose nuove, perché nell'86, mentre Calderisi riusciva a realizzare qualsiasi cosa davanti alla porta, ma non in nazionale, io avevo 6 anni, quindi certe cose non me le ricordo. Tu avevi 6 anni, ecco, tu secondo me si sarebbe incazzato, tu l'avresti fatto incazzare dentro il campo, perché io ti conosco, tiri tutte parti, non Ma l'ho passi il fatto pallone. incazzare, adesso lo racconterò durante la puntata, l'ho fatto incazzare. E Nuccio rispettava tutti, però amava il gruppo, amava il gioco di squadra. E Giovanni Mafrici è molto monello quando gioca, e abbiamo giocato anche. Tra poco avremo un altro Giovanni che invece gli regalava grandissime soddisfazioni, tra pochissimo vedrai, insomma, è uno dei suoi preferiti. Alfredo, niente, io ti ringrazio, ti auguro una buona No, serata. ma ringrazio te, viva Nuccio Geri. Io vorrei chiudere dicendo che bisogna dedicare qualcosa a Nuccio Geri. Io vorrei veramente, perché non lo so, è una cosa che sento, è proprio con l'anima, è l'anima del basket. Ha dato tanto a tanta gente, era sempre pronto a scendere in campo da coach, Non voglio da giocatore. passare per quello che minimizza, quello banale, però fondamentalmente, come avviene molto spesso in questi casi, mi hanno contattato e mi hanno detto: facciamo una colletta in ricordo di Nuccio per la Fondazione X, l'associazione Y. Io ci mancherebbe, proprio ho fatto, ragazzi, però parliamoci chiaro: Nuccio voleva pallacanestro, poi deve Sì. organizzare qualcosa di concreto, cioè. Assolutamente. Io ci sono e farò il riempitivo, ragazzi. Io verrò riempitivo. Se uscite per 5 falli, io entro, perché tu Grazie, sai. riempitivo, ti abbraccio. Ciao. Ciao, grazie Insomma, e noi continuiamo il tour di amici. Parlavamo di Bomber, questo era uno dei suoi preferiti. Buonasera Giovanni Giulianello, come stai? a te. Ciao, ciao a tutti. Bene, bene, grazie. Allora, ovviamente era meglio sentirci per altri motivi, Beh, però sì. fondamentalmente io ho provato a raggruppare i preferiti di Nuccio e devo dire che l'ho anche dichiarato nella sua ultima intervista con me pochissimo tempo fa, Giovanni Giulianello era veramente il preferito, forse dopo Milo, vabbè, ce ne sono stati anche altri, Vabbè, ci sono cioè Milo priorità ci nella vita. mancherebbe, poi non è che parliamo di un Sì, giocatore qualsiasi, Milo ha scritto certo. pagine e pagine del nostro basket da giocatore e Certo, credo che certo. continuerà a scrivere allenatore perché lo sta dimostrando sul campo. Gio, un pensiero per Nuccio, un ricordo. Allora, intanto voglio comunque ringraziarti per il pensiero che hai avuto e comunque l'impegno che ci hai messo nel creare questo ricordo per Nuccio, perché comunque è sempre un qualcosa che fa vedere l'attaccamento che lui aveva al basket, che in questo momento si sta cercando di ricambiare con un pensiero Nuccio. Diciamo che le avventure e gli aneddoti con Nuccio sarebbero non milioni di più, però è una persona che ha dato tanto al basket, è una persona che si è fatta voler bene da tutti. Evidentemente, se non sono l'unico oltre te qui a parlare se non siamo gli unici a parlare così di Nuccio, evidentemente qualcosa ci ha lasciato. Speravo non ci lasciasse questo, ma purtroppo questo è. Posso dire una cosa? Credimi. Cioè, prima Giusva Branca Certo. ha detto un qualcosa di corretto, Sì, lo ovvero il stavo fattore seguendo. aggregante di Nuccio. Io, francamente, devo ringraziare l'esistenza di Facebook perché paradossalmente, anche in questi casi Sì. così negativi, arriva la notizia e si diffonde. Però io, francamente, ho ricevuto chiamate da ogni dove, da tutte le parti d'Italia per questa scomparsa. Questo fa Sì. Sì, capire la valenza e si ricollega anche al video che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, quello di Gaetano Gebbia, dove praticamente il coach raccontava che la prima volta che venne a Reggio Calabria venne con Ragusa e Ragusa rischiò qualche buffetto e qualche tafferuglio a fine partita,
e Nuccio era il soggetto che accompagnò Ragusa fuori dal campo. State tranquilli, ci penso io, insomma. Sì, era un tuttofare dove c'era una palla a spicchi, c'era Nuccio, era una persona che comunque metteva sempre il cuore. Come hai appena detto tu, sì, non è passata per nulla inosservata questa brutta notizia, perché questo è... non mi aspettavo neanch'io tutta questa partecipazione, questo coinvolgimento da parte di persone per Nuccio, perché... Certe cose non te le aspetti finché non le vedi. Gio, ribaltiamola, parliamo delle cose belle. Raccontami qualche azione, cosa ti diceva quando giocavi? Vabbè, allora, intanto diceva sempre in termini un po' in dialetto, fa chi dovrà fare, cioè nel senso fai le cose che sai fare senza andare a complicarti la vita. Perché i primi tempi dell'Olympic, io ero in mezzo, cioè avevo Gianni Speranza, Massimo Lazzara, cioè persone che comunque avevi difficoltà ad inserirti perché già loro C'era pure Paolo erano. Canale, c'erano tanti palloni, insomma, in mezzo. Sì, no, io ti sto parlando dei primi tempi, cioè io avevo Massimo da un lato e Gianni dall'altro, quindi io entravo in punta di piedi e mi faceva sempre non ti zicare nell'angolo, tipo cercava di, con il suo modo molto simpatico e molto colorito, di farti capire le cose. Devo dire che è stato uno di quelli che è riuscito a spronarmi di più e a farmi spingere dove era possibile. Un buon motivatore, un simpaticone, anche perché mi ricordo una volta eravamo a Crotone, praticamente Crotone la corazzata, imbattuti, e eravamo nel campo di Crotone. Alla fine arrivammo a 2 punti sotto, mancavano tipo 3 secondi, una cosa. Allora, chiama time out e fa, allora, non facevo un bordello. Rimessa dal fondo, tiro facile da due. E fatto, sì, Nuccio, tranquillo, andrà a finire così. Poi lì, alla fine, mi venne un attimo di follia, rimessa e bomba tipo da 8 metri e mezzo, no? Insomma, la partita è finita, abbiamo vinto di uno, siamo scappati e ti lascio solo immaginare l'esultanza di Nuccio, vabbè, perché poi... Devo dire che spesso ce l'aveva come motivazione, ce l'aveva con i parenti, tipo di sempre Giovanni che andava tipo a fare delle cose colorite, tipo Aveva questo. come motivazione. Io ricordo che lui praticamente viveva con una passione infinita le sfide tra le sue squadre, che molto spesso non erano le più blasonate dei campionati, contro gli squadroni, quando si giocava Sì, contro gli argentini, le varie Soverato, Pianopoli. Lui lì era sì. carico Sì, le sentiva era molto. veramente pazzesco. Beh, stiamo parlando dei tempi in cui il basket era un pochino più basket rispetto adesso. Comunque Togli pochino, metti c'era tantissimo, insomma. Sì. tantissimo. E poi c'è anche da dire che all'epoca c'erano ogni domenica c'era un derby. Quindi comunque Nuccio la viveva proprio a 200 all'ora. Quella era la cosa bella, vedevi il vero e proprio Nuccio, proprio basket a 360 gradi. Ti ripeto. Ce ne sarebbero tantissime di cose da raccontare su di lui, però non so quanti giorni avremmo a disposizione per parlarne, ecco. Ne avremo durante tutta la nostra vita, quantomeno io ci proverò a ricordarlo perché devo dire che Sì, ma infatti scusa se ti interrompo, stavo notando quello che avevi detto tu prima di chi vorrebbe fare qualcosa con il ricordo di Nuccio. Io la butto lì, nel senso potrebbe essere una cosa un poco più adatta a quello che era il suo sogno, creare un movimento di basket, un memorial, creare un qualcosa con il suo nome, un sono trofeo, un caduto. qualcosa. Ok, ci sono. Ero caduto per un attimo, siamo Ok. tornati. Giovanni, stavi dicendo? Stavo dicendo che sarebbe più adatto per quello che, che era la persona di Nuccio, creare qualcosa inerente al basket, un memorial, un trofeo, qualcosa che possa ricordare lui proprio Giusto nel una campo cosa, da basket. io sono contro i memorial, anche perché molto spesso partono e poi si fermano gli unici che stanno resistendo, grazie a Cesare, a Carlo, insomma, è la famiglia Sant'Ambrogio che continua con Sì, tanta tanta passione. questi sono i contro, purtroppo. Però non lo so, mi inventerei qualcos'altro magari legato al ruolo dell'allenatore e soprattutto vorrei vedere giocare persone per Nuccio nel suo ricordo. Poi chiaramente Sì, ma ne dobbiamo parlare con anche. Milo e con la sua famiglia, penso Sì, sia sicuro. più adatto. Ma anche nominare un palazzetto a nome di Nuccio, io credo che intitolare un palazzetto a nome di Nuccio, io credo che possa essere anche una cosa
non sbagliata a questo punto. Gianni, io ti ringrazio, ti abbraccio e spero di vederci prestissimo. Ciao Gio, grazie di Ciao, questa ciao, occasione. ciao, ciao. Ciao a tutti. Era Giovanni Vianello, uno dei preferiti del coach. Io saluto i nostri ospiti che stanno arrivando, sono tutti collegatissimi, non andate via, uno alla volta. Ora faremo qualche gruppetto, però ho un personaggio che forse i più giovani non possono ricordare. Forse l'hanno visto in televisione, non lo so, a Mediaset, dove volete voi. Io ve lo faccio vedere, eccolo qua. Ve lo ricordate questo soggetto qua? È abbronzato, nero a fare schifo, ma questo era anche ai tempi. Allora, Buonasera a buonasera tutti. Carmelo Ferraro, come stai? Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Io sto bene, sto bene, sto bene, grazie. Allora, Carmelo è stato giocatore alla Target di Nuccio tanti anni fa e poi era il suo arbitro preferito in arrivo da Palmi. Ricordo una scena mitica, il suo arrivo allo Scatolone e Nuccio che arriva e gli fa vai a quel paese 2 e 3 quarti di Palmi. Cioè, questa era la Esatto. sintesi dell'arrivo allo Scatolone di Carmelo Ferraro. Come stai, Carmelo? Io bene, Giovanni, ho appreso della notizia di Nuccio, è stata forte la notizia, perché sai, sono sempre quelle cose che tu non ti aspetti e che non vorresti mai ascoltare. Però succede anche questo, purtroppo succede anche questo. Passati tantissimi anni, però penso che anche per te il ricordo è assolutamente indelebile. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto, anche qualche differenza Assolutamente. tra il coach e poi averlo come allenatore, insomma, da gestire? Guarda, da allenatore non posso dimenticare le scene con me e Lucio Saturnino, altra grandissima persona del basket Che abbiamo perso che purtroppo qualche anno fa, non c'è guarda, più, insomma, infatti stai perché toccando un nervo scoperto. ero molto legato con Lucio e quindi ci bersagliava, ci prendeva continuamente in giro sotto questo punto di vista. Però era un allenatore che sostanzialmente, beh, naturalmente voleva vincere sempre e comunque contro chiunque, però non ti faceva pesare l'allenamento. Questo sì, lo rendeva molto frivolo, comunque ci scappava la risata e questa era la cosa bella, insomma, che ha contraddistinto Nuccio anche nella mia visione d'arbitro, perché poi l'ho avuto anche come coach e io arbitro, quindi c'è sempre stato questo rapporto tra me e lui, molto molto stretto. Guarda, da arbitro ce n'è una che difficilmente posso dimenticare. Era una partita, innanzitutto lui sentiva tantissimo le partite col Frassati, contro Santino. Le sentiva in una maniera clamorosa, le sentiva, e più di una partita l'ho arbitrata io in questo derby, diciamo, fratricida, diciamo. Una volta mi chiamò, era una partita tiratissima, e mi disse: chiamami un tecnico. E io ho detto: Lucio, che dici? No, no, chiamami un tecnico. Tu chiamami un tecnico e poi avvicinati. Insomma, ha fatto una cosa mezza plateale. Gli chiamo sto tecnico perché comunque se lo meritava per quello che aveva fatto, ma avvicino. E parlavamo di tutto tranne che di basket. Ma Cioè, mi di parlava di che donne, mi parlava. parlava di cose così. E mi faceva ridere questa cosa qua, perché dico: Vanuccio, sei impazzito? Ho detto: Carmelo, mi devi chiamare un tecnico perché la partita mi stava sfuggendo di mano ai giocatori e quindi io mi devo fare fischiare un tecnico, così mi ascoltano. E abbiamo parlato di tutto in quei secondi, tranne che della partita. E questa era una cosa che mi faceva morire di Nuccio. E poi, sai, io col fatto pure che lo conoscevo, tante volte sapevo quando lo faceva, quando esagerava, cercavo di non prendere sempre i provvedimenti, perché comunque il buonsenso dovrebbe prevalere alcune volte, no? Su poi i provvedimenti disciplinari. E questo è stato più o meno il nostro rapporto da arbitro-allenatore, insomma, che ci ha portato avanti. E dopo la partita, guarda, io ascoltavo Giovanni Giulianello. Per lui la partita finiva sul campo, dopodiché era tipo terzo tempo come quello che succede nel rugby o adesso nel calcio. Tutti amici, andiamo a bere, andiamo a mangiare, è finito tutto sul campo di gioco. E questa è una cosa che oggi raramente si vede su un campo di sport. E ti posso dire che la sua presenza costante ai palazzetti era, a mio avviso, per propagandare questo suo modo di essere, per trasmettere alle giovani leve, che siano giocatori o allenatori, questi suoi ragionamenti che secondo me erano
uno spot per la pallacanestro. Io francamente, ultimamente vederlo al Palumaga, andavo lì con mia moglie incinta, allora quanto manca, ma che viene a fare alle partite, è stata a casa. Ovviamente è il piacere di vederlo e di sentire queste parole. Io non vedevo l'ora che arrivasse sabato per sentirle, a dirtela tutta, Carmè. È vero. Ma era poi proprio uno spettacolo anche in tribuna da starci accanto, eh? Era una cosa... Che vuoi? Queste sono le cose belle dello sport, quando persone come Nuccio lasciano un ricordo che tanti sportivi adesso porteranno così, in un pezzettino di cuore ci sarà sempre un qualcosa di Nuccio in ognuno di noi del basket. Assolutamente. Io ti ringrazio e speriamo di sentirci grazie presto. Grazie a te, Giovanni. Cose maggiormente positive, sicuramente. Più ti positive. Grazie, grazie, buona serata, grazie. E insomma, questa sera raccontiamo Nuccio. È chiaro che la memoria del basket va a tutte le persone che purtroppo non ci sono più, ne abbiamo persi anche tantissimi recentemente. È una lista infinita. Se ne dici uno, te ne sei dimenticato altri mille, quindi rimaniamo sul vago. Devo dire che sono arrivati feedback da tutte le parti della Calabria. Da Cosenza mi hanno scritto veramente in tanti, però io ho scelto Coach Salerno, che spero mi possa sentire. Vedo che ha l'audio disattivato, spero che riesca ad attivarlo. Buonasera. Eccolo qua, buonasera coach. Insomma, noi siamo sentiti telefonicamente proprio in quelle ore. Esatto. Io ricordo anche un Reggio a Canestro Day insieme, dove eravamo tutti belli sorridenti. Sì. Ci lascio un bel ricordo di Nuccio. Ce ne sarebbero tanti, sì, bei ricordi, soprattutto il fatto di andare in qualsiasi occasione trovarti a Reggio a giocare e trovare lui che veniva, ti abbracciava, ti chiamava gioia, ti ricordava le cose che aveva fatto e che soprattutto ti aveva reso partecipe di questa sua grandissima passione per la pallacanestro e che è stato sicuramente un personaggio importante non solo per Reggio Calabria. Anche su tutti i campi dove veniva, quando veniva a Cosenza, lasciava sicuramente un segno. E mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto Carmelo Ferraro quando dice che per lui la partita finiva al fischio dell'arbitro. Dopo era un'altra persona, anche se magari aveva avuto qualche momento di tensione, finita la partita, finiva tutto. E io mi trovavo molto bene con lui, avevamo un buonissimo rapporto, proprio perché la pensavamo nello stesso modo. Cioè, per me la partita finisce al momento che ha fischiato l'arbitro, tutto quello che è successo è finito, basta. Infatti noi avevamo un rapporto bello con Nuccio, sicuramente non ci sentivamo, no? Però ogni volta che si vedeva, e mi ricordo tantissime partite, lui mi chiamava, c'è stato un anno che giocavamo, abbiamo fatto un campionato di Tirura, non mi ricordo adesso, in 80, 85, 86, 87, e mi chiamava l'uomo dello stretto, perché era un'annata che ogni volta che venivo a Reggio vincevo le partite. E lui diceva, a te l'aria dello stretto ti fa bene, poi magari perdi in casa, però a Reggio viene vinto. E aveva questo modo di fare, ha allenato tantissime squadre, io ho avuto la fortuna di incontrarlo tantissime volte, negli ultimi anni no, perché essendomi dedicato alle giovanili ci incontravamo solamente, però l'ho incontrato tantissime volte con tutte le squadre che lui ha allenato. Ed era veramente una persona speciale. Non sono qui per sponsorizzare Nuccio. Assolutamente, stiamo solo dicendo quello che era. Lo sai cosa mi colpiva, specialmente l'ultimo periodo? Quando, post tessera allenatore benemerito, lui poteva starsi tranquillamente a casa, invece andava ai PAO perché voleva vedere tutti, voleva dialogare, esatto. Voleva essere, insomma, voleva parlare della pallacanestro, che era la sua vita. Voleva parlare di pallacanestro perché la pallacanestro gli piaceva, ma soprattutto gli piaceva il rapporto che aveva instaurato con tutti quelli dell'ambiente, che siano arbitri, che siano dirigenti o che siano allenatori. E sicuramente anche con i giocatori, ma soprattutto con i suoi giocatori, penso che aveva un rapporto abbastanza importante. E lui era così, è Nuccio. Io lo chiamavo Nuccio Gioia, perché al di fuori di tutto, al di fuori del risultato, aveva sempre quel sorriso che ti riempiva il cuore.
ricordi veramente meravigliosi. Io francamente da Cosenza ho avuto tantissimi feedback alla faccia dei confini regionali, di rivalità che riguardano solamente il calcio. Cioè, assolutamente non esistono, secondo me. Sta avanti, Sì. Onestamente sì, siamo avanti rispetto a queste cose perché non c'è assolutamente nessuna... io ho avuto la fortuna di girare parecchi campi di Reggio, a venire a Reggio 80, se tu ricordi la C2 degli anni passati, quando era una C2 importante, c'erano 7-8 squadre di Reggio Calabria, quindi significava che io una settimana sì, una settimana no, eravamo lì. E in ogni caso noi vedevamo Nuccio, in ogni caso. Quindi, a meno che non era in trasferta, ma era difficile perché lui giocando con Zetto squadra di Reggio, molte volte trovava a essere lì perché aveva giocato prima o doveva giocare dopo. Però, onestamente, io mi sento, da questo punto di vista, mi sento fortunato insieme a tante persone che lo abbiamo conosciuto. Assolutamente. Abbiamo avuto della sua amicizia. Angelo, ti ringrazio perché hai espresso veramente dei concetti chiari e bellissimi. Grazie mille. Io ti ringrazio dell'invito e vorrei fare un saluto al figlio, a Milo. Sì, assolutamente. Insomma, Milo ti sta seguendo, quindi fidati che... Un abbraccio forte a Milo, perché a tutta la sua famiglia, ma a Milo è quello che ho visto di più, è quello che ho visto su tante. Assolutamente. Grazie Giovanni, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Insomma, io da solo mi sento un pochettino in imbarazzo, mi serve un co-conduttore, un amico di sempre, poi ci racconterà dei suoi record con Nuccio Geri allenatore. Io non vedo l'ora di ascoltarlo. Buonasera avvocato Gio Granata, come stai? Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. Sto bene, anche se parecchio triste ovviamente come tutti noi, ma penso che questa a nostro modo la tua idea sia un'idea che l'avrebbe comunque fatto felice, perché comunque ha sempre avuto il sorriso sulle labbra, mi sembra un modo di ricordarlo degno. Permettimi di mandare un abbraccio veramente a tutta la sua famiglia, a Milo e soprattutto a sua moglie, veramente un caro saluto. Poi ho sentito io veramente prima, chiaramente un abbraccio a Milo, a Gian Domenico, alla signora Caterina, a tutta la famiglia, i nipoti, non ci dimentichiamo, insomma, so che ci stanno seguendo. So anche che sto preparando un bel cofanetto di ricordi da dare alla famiglia, perché sono veramente tantissime interviste, le fotografie. Ho fatto anche una telecronaca io con Nuccio, come commentatore tecnico. Ti posso dire che ne abbiamo fatte un paio anche alla Viola, voglio dire, qualche intervento. Ma veramente, l'avete già detto, devo dire che l'intervento, il primo, quello del direttore Branca, ha riassunto un po' in maniera, devo dire, impeccabile e precisa quello che è stata la figura di Nuccio e quello che è per tutti noi ha significato, per tutto il mondo del basket, veramente una presenza incredibile, positiva, divertente, spiritosa, intelligente, competitiva, ma che ha, come hai detto tu, giustamente aggregato. Non c'è una persona che possa dire... E io sono uno che voglio dire è stato parecchio seduto in panchina quando mi allenava. Ma purtroppo non ci ho mai manco discusso, non so come dire, era talmente Nuccio, cioè era Nuccio, e quindi pure se non ti faceva giocare, cioè poi personalmente a me in quegli anni che l'anno prima mi aveva fatto vivere dei momenti indimenticabili e che non avevo che mai pensato di poter vivere. Quello era l'anno prima, no, il Tremolini è arrivato. Tremolini, è vero. In corsa avevamo 0 vittorie e in 2 allenamenti veramente ha trasformato una squadra. Io ho veramente dei ricordi, per rimanere proprio al basket, incredibilmente positivi, e posso dire anche negativi, perché per un anno praticamente quando ero all'Olympic non ho quasi mai giocato, ma come ha detto giustamente Giovanni Iulianello, davanti a me c'erano mostri sacri del basket, fortissimi, già solo per me essere in quella squadra che poi è arrivata praticamente a gara 3, se non sbaglio, contro un Soverato che schierava degli argentini
quella di Gavotti, abbiamo De Gregori, vinto Paudasso, eccetera, De Gregori, Paudasso, eccetera. Secondo me una delle squadre più forti che si sia mai vista. L'abbiamo, perché facevo parte della squadra, anche se ovviamente sventolavo l'asciugamano, ma battuta in casa allo Scatolone con Gianni Speranza, Milo, Massimo Lazzara, Renzo Postorino e Giovanni Urianello, che quell'anno è stato, se non ricordo male, capocannoniere. Capocannoniere, avremo, no, avranno segnato qui con noi, cioè, vado avanti con gli ospiti, però dobbiamo parlare di un'altra cosa con te. Ti posso lasciare qui, sì, un attimino? Grazie mille per la tua pazienza. Io insomma faccio un piccolo salto a casa, attendiamoci, perché in tanti sapranno che Nuccio sul fine di carriera ha sviluppato un percorso intenso e secondo me importantissimo anche a livello umano con i ragazzi, attendiamoci. Oggi lo conoscete come rappresentante della pallacanestro viola, però insomma lui nasce come attendiamoci. Buonasera Francesco Creazzo, qui buonasera, con noi. Buonasera a tutti. Insomma, grazie per l'invito, Giovanni. Grazie a te, io ti rubo 5 minutini perché questa sera dobbiamo raccontare tutto il percorso di Nuccio. Questo è uno dei cammini finali della sua storia. Tra pochissimo avremo ospite invece uno dei suoi presidenti di inizio carriera e secondo me rimarrete stupiti. Attendiamoci Don Valerio Pallacanestro e Nuccio Geri. Io ricordo quando Nuccio firmò per Attendiamoci erano più i dubbi, diceva Nuccio ad Attendiamoci, e invece è stata una rivelazione pazzesca. E invece sì, perché forse in quella fase è la sua collocazione naturale, nel senso che per noi l'importante chiaramente non era il risultato in campo, ma era il fattore umano, logicamente, la formazione che si poteva dare ai ragazzi. I ragazzi, ovviamente, come si fa a non innamorarsi di Nuccio Geri, a non rispettarlo, a non entrare in sintonia? E lui la stessa cosa con i ragazzi, ovviamente chiamandoli sempre Gioia, con i suoi soliti modi di dire. Mi hai fatto emozionare quando hai scritto nulla di trascendentale, nulla di trascendentale. Cosa sempre Gioia, come stai? E con molti dei ragazzi ha mantenuto rapporti fino all'ultimo, e lui, io l'ho scritto pure in uno stato di Facebook, diciamo, nel giorno doloroso in cui Nuccio insomma se n'è andato. Lui era la persona che, quanti ragazzi aveva allenato in carriera? 2000? Sì. Per ognuno aveva una parola, di ognuno si ricordava il compleanno, di ognuno si ricordava l'onomastico, e magari anche senza ricorrenza era quello che ti telefonava, e per noi era il top, no? Un'esperienza di questo tipo. Nuccio ci ha dato quel valore aggiunto che non che non ce lo saremmo aspettati, perché lo conoscevamo, però che è andato oltre le aspettative. È una persona, non ve lo devo raccontare io che persona è Nuccio, che ricordo e che dolore è per tutti. Francesco, io ti ringrazio, so che sei indaffaratissimo questa sera, però ci tenevi ad esserci, e questo ovviamente io sono contento delle tue parole, perché serviva un feedback di Attendiamoci, anche se questa sera mi dicono che sul fine di trasmissione potrebbe arrivare un'altra sorpresa da casa Attendiamoci. Va bene, ciao, grazie ancora Giovanni, ciao, un abbraccio a tutti. Scusatemi, ma attenzione ragazzi, attenzione, qui si apre un capitolo importante del basket a Reggio. Io sono quasi quasi emozionato, l'ho anche intervistato qualche anno fa, anche se lui mi ha incontrato l'altro giorno per la strada e quasi quasi non si ricordava di me, mi sono dovuto presentare, io dovevo dire piacere Giovanni Mafrici. Avvocato Lorenzo Gatto, come stai? Tutto bene Giovanni, tutto bene. È vero, non ti avevo riconosciuto, è una pecca però. Male. Ci vuoi raccontare questa WISP con Nuccio? Guarda, la WISP Tremolini con Nuccio è stata una tra le più belle cose che mai capitato per quanto riguarda me nel basket. È legato a un periodo bellissimo, perché con una squadra di ragazzini, all'epoca ragazzini, parlo di Lombardi, di Postorino, Maurizio Scagliola, Tonino Sascha Nato, Parisi. Sascha Parisi. E siamo arrivati a sfiorare la C2, eravamo in Serie D,
e siamo arrivati a sfiorare la C2 che abbiamo perso nelle ultime 4 giornate. Abbiamo sbalordito tutti quell'anno. Tieni conto che venivamo da 2 campionati con una formazione che meritava ben altra sorte, nel senso che già dovevamo essere avanti nella categoria. Però con i giovani abbiamo fatto bei risultati. E Nuccio io l'ho conosciuto sia nel mondo della pallacanestro, sia nel mondo diciamo del lavoro, tra le tante cose, e anche dal punto di vista sociale, perché non so se tu, ma sicuramente ti ricordi, noi avevamo fatto anche un club amici del basket, dove c'erano tutte le vecchie glorie. E come no, come no. Ci vedevamo tutti quanti, facevamo cene. Pepe Melito, Pasquale Morabito, Tito Messineo. Perfetto. Nino Nicosia, eccetera, eccetera. Perfetto. Nino Nicosia, Santo Lo Giudice, Silvio Ielo, voglio dire, eravamo tutti quelli che... Io, diciamo, dall'82 in poi, loro molto prima di me. Quindi è stato un bel periodo. E Lucio era un personaggio fatto di anima, cuore e sanguigno. Eh sì, e se siamo tutti qua a ricordarlo, vuol dire che ci tenevamo tantissimo alla sua amicizia. Io, francamente, l'altro giorno camminavo sul corso, avevo quasi quasi un attimo di malinconia, perché provavo a scrutarlo in fondo, vicino Piazza Carmine, un po' come ha detto sì, anche come Giovanni al solito, quando stavamo sul corso si incontrava, e mi pare veramente strano non vederlo, perché oltretutto è stata una cosa repentina, e quindi ha lasciato ancora di più l'amaro in bocca, voglio dire, da questo punto di vista. Avvocato, io ti ringrazio per il ricordo, lo sai che quando vuoi rifondare la Wisp Tremolini ci incontriamo, facciamo... Vedi tu, insomma, io magari mi rimetto nipote, in forma. Lo farà mia nipote ora. Me lo auguro. Se poi facciamo pure la sera a Bagnara, così ci incontriamo. Ci incontriamo lì a Bagnara, dai. Ti abbraccio, okay. Lorenzo. Ciao, un abbraccio. Ciao. Era Lorenzo Gatto, storico Deus Ex Machina della Wisp Tremolini, che in tanti ricorderanno. Tra poco parleremo ancora di Wisp. Io saluto i miei ospiti, li faccio entrare uno alla volta, c'ho Roberta collegata, c'ho sempre Giorgio, è sempre con noi e non se ne va. Io adesso mi trasferisco a Catanzaro, perché c'è Orlando, se prima abbiamo parlato di Cosenza, adesso ci trasferiamo alla Catanzaro della pallacanestro. Buonasera Orlando Pullano, mi senti? Sì, ti sento, tu mi senti? Ah, fantastico, sì, ti sento forte e chiaro. E niente, Orlando, prima... Abbiamo parlato con Coach Salerno, di Reggio Calabria siamo in tantissimi. E secondo me adesso tu hai il testimone di tutta la Catanzaro del basket pronta a ricordare secondo me non aveva problemi. È un bel testimone, perché mi fai ricordare una persona fantastica. Ed è una gioia ricordarlo, dico gioia perché lui con quel gioia era un gioia detto dal cuore. Fondamentalmente, ma non solo con me, ma per tutti quelli che lo conoscevano. Ricordo esattamente 2 episodi. Uno prima che io diventassi allenatore, quando ancora ero arbitro, ricordo che scesi allo scatolone ad arbitrare una partita. Quella sera avevo un febbrone da cavallo, non riuscivo neanche a stare in campo, nei commissi di tutti i colori. A fine partita c'era Nuccio, ho detto non ti preoccupare, hai fatto una cosa straordinaria, mi ha detto, hai aiutato il tuo collega pur nella febbre, e mi diede un abbraccio fortissimo, cioè poi mi aspettò finché feci la doccia, voleva accompagnarmi in tutti i modi, anche a Catanzaro, poi insomma è una persona che non lo devo dire io, lo dicono i fatti, come di quella della sua bontà, della sua generosità, del suo essere grande, nella sua semplicità, era veramente una persona unica. Poi, cambiando un po' l'ordine temporale, non c'era una volta che io non venissi a Reggio e non lo trovassi lì ad aspettarmi, a salutarmi, una persona veramente super, super, super. Anche quando ebbi la fortuna di allenare Catanzaro in Serie B, lui mi faceva sempre le chiamate, soprattutto quando le cose non andavano bene all'inizio, lui mi faceva sempre delle chiamate. Era una persona che, malgrado non ci vedevamo sempre, per ovvie ragioni, per la distanza, per le diversità, diciamo, di città, però era una persona che quando la vedevi riempiva il momento, era un piacere stare insieme. Quindi, ripeto, non solo
un piacere stare insieme perché quando stavamo poi insieme non parlavamo solo di basket, perché il basket per lui era tutto, ma parlavamo anche di altre cose della vita di ogni giorno e ti posso garantire che Nuccio era una persona super anche fuori dal campo di pallacanestro, ma d'altronde non poteva essere altrimenti. Ecco, questo sicuramente. Io Guarda, mi preme fare un abbraccio a tutta la famiglia. Non sono potuto scendere a Reggio per altri motivi, ma mi preme fare un abbraccio a tutta la famiglia, a tutti i componenti, ai nipoti. Un grande abbraccio perché è una persona così bella, difficilmente la si incontra. sì, assolutamente. Insomma, è Orlando, io ti abbraccio e spero di verti presto. Lo spero anch'io, dai, lo spero anch'io. A Lo spero prestissimo, un anch'io. abbraccio, a Ciao, presto. Io grazie a te, grazie ringrazio Orlando Pullano. Insomma, abbiamo fatto Catanzaro, abbiamo fatto Cosenza. Tra pochissimo avremo una bellissima parentesi, a mio avviso, sul basket femminile, anche perché Nuccio ci teneva tantissimo. Però prima, Gio, io spero che mi possa sentire Gio Granata, che dovrebbe essere in a te. Sì, collegamento, forse. Sì, eccolo qui. ci sono. Gio, io con Nuccio ho fatto 6 partite in panchina, cioè sei partite da giocatore e i risultati li conosciamo tutti, non erano sicuramente positivi. Poi giustamente la dirigenza prese Enzo Fossorino, che avremo tra poco, che era molto, ma molto, lo è ancora, più forte di me, quindi io Il mi sono seduto in miglior lungo panchina degli ultimi 35 anni. Infatti, mi sono seduto in panchina per 6-7 partite, ho fatto un po' di muso lungo e poi ho cambiato squadra. Tu quanto sei stato in No, io panchina con sono. Nuccio? Io esattamente, se proprio devo essere preciso, sono stato in panchina, o meglio, Nuccio mi ha tenuto in panchina un girone sano da Castrovillari in casa a Castrovillari in ritorno. Però nel mezzo ci tengo a precisare. Un torneo di Natale organizzato a Villa San Giovanni dove si giocavano delle partite amichevoli e anche lì non mi ha fatto giocare, cioè ci tenevo a dirlo perché magari nell'amichevole sembrava Io, che c'era guarda, io possibilità, non so se invece posso, no. Tra l'altro, fammi io non so se aspetta posso perché offenderti un a po'. Castrovillari, tra l'altro, sono entrato e ho tirato sul meno due per vincere. Ovviamente ho sbagliato perché non giocavo da un non sapevo nemmeno forse più cosa fosse la pallacanestro, però no, a parte gli scherzi. Come ho detto prima, in quella squadra c'era un livello incredibile, giocavamo, cioè gli allenamenti erano veramente intensi, facevamo tante amichevoli anche con squadre di C1, ai tempi spesso con Gioia Tauro, facevamo le amichevoli allo Scatolone, ma al di là di quello, dell'aneddoto, dell'episodio divertente, anche se in quel momento forse non ero molto divertito, ma veramente posso dire di non aver mai avuto uno screzio con lui o essere andato a fare polemica, nel senso che comunque lui aveva il suo modo di vedere le cose. In quella squadra c'erano dei giocatori veramente forti ed era giusto così, diciamo. Era il suo modo di vedere le cose ed era coerente. E comunque mi aveva dato talmente tanto l'anno prima che mi sembrava il minimo dimostrargli riconoscenza, anche perché io. E venivo, vabbè, avevo avuto un piccolo problema di salute e lui comunque mi aveva chiamato l'anno dopo per giocare in una squadra di quel livello. Ma al di là di quello, negli anni, ma E soprattutto fatemi l'anno prima, è parlare però stato il adesso, primo. dai, fatemi No, parlare. volevo Allora, solo dirti che è Giove ha avuto la stato veramente mononucleosi nella malattia del bacio perché un chissà dove andava, cioè, incubo. Vabbè, stranieri e erano periodi stranieri. Vabbè, giovanili italiane, vabbè. Seconda ma al di là cosa, di ti sei quello. dimenticato quando, dopo tutto questo girone in panchina, in casa contro Forze Cosenza, vittoria facile, a fine primo tempo, tutti i compagni di squadra, Nuccio, per favore, metti Gio in campo, metti Gio in campo, la dirigenza Vabbè. metti Gio in campo. Ti ha messo, hai fatto 3 airball. Nuccio si è girato verso la macchina e ha detto: "E ora non mi rompete più le scatole con Gio Granata." No, no, non era così. Quell'anno in realtà studiavo fuori e andavo solo alle partite. No, devo dire la verità. Al di là di questo, proprio con i ragazzi in quel gruppo ci divertivamo perché comunque lo spirito era quello. Di una famiglia veramente, quindi al di là dell'aspetto cestistico, ci tengo a ricordare proprio l'affetto e il rapporto che si è creato con Nuccio.
giusto per dire questo rapporto che c'è stato con tutti i membri di tutte le squadre, praticamente io ricordo in particolar modo quando con la Leandre abbiamo vinto il primo scudetto, il primo di CSI, la prima chiamata che abbiamo ricevuto è stata quella di Nuccio, che non aveva niente a che fare, tra virgolette, con noi in squadra, ma ci ha tenuto a farci i complimenti perché ci telefonava sempre. Poi negli anni seguenti abbiamo avuto il piacere di giocare di nuovo anche con Milo, quindi vi lascio immaginare quanto lui ci seguisse e ci tenesse. Veramente i ricordi sono solo positivi. Gio, io ti abbraccio, ti auguro una buona sera. Grazie mille per questi aneddoti, ovviamente. E poi avremo modo di ricordarlo, speriamo, sul campo se ce la facciamo ancora. Tu sicuramente sì, perché sei super allenato. No. Comunque, veramente volevo unirmi a te e a tutte le proposte interessanti, intelligenti, di ricordarlo come meglio si può, magari intitolandogli un palazzetto dello sport, perché il basket, lo sport in generale, era veramente il centro dei suoi interessi e l'ha dimostrato e non ha fatto altro che bene anche in quei contesti. Grazie mille, Gio Granata, un abbraccio. Grazie a te. Ciao. Insomma, tra pochissimo parleremo di questa squadra qui, non so se si vede, anche se a memoria mia i ricordi di Nuccio nel basket femminile sono veramente tanti, variegati. Io ovviamente leggo un po' di messaggi, perdonatemi, Alessio Cimino, Gioia, ricordo Peppe Cotroneo, grande uomo Nuccio, Andrea Placanica, ma tu sei buono a tirare, anche lui rappresentante di Attendiamoci in quegli anni, Giorgio Lo Giudice, un vero gentleman, ciao Nuccio, Massimo, con Massimo abbiamo parlato in privato, Massimo Lazzaro deve essere con noi, però ti capisco Massimo, ti capisco ampiamente. Sa saluto Enrico Catalano, che è sempre collegatissimo, anche lui ricorda il coach e i suoi trascorsi, Daniele Tavella che ci segue dagli Stati Uniti come sempre, coach Jerry numero uno, Emanuela Praticò, Tiberio che secondo me tra poco lo vedremo collegato, Massimo Comi, Pasquale Vazzana e ovviamente Luigi Polistena, ricordo alla target le scenette tra lui e Mimmo D'Agostino, detto Dudu, che tempi. E insomma, adesso basket femminile, sono pure Luca Lagana che si è appena collegato, basket femminile, buonasera Roberta Voggia, spero che si sente, insomma. Buonasera, sente? Sì, si sente, forte e chiaro, sì, io per il basket femminile ho voluto scegliere Roberta, anche perché ricordo di una Cassiopea allo Scatolone, ricordo di un Nuccio che allenava ore e ore, anche se non era la sua squadra, perché vedeva crescere queste ragazze giovanissime. Poi chiaramente l'abbiamo visto a più mandate, l'abbiamo visto con la Jolly, alla Magic. Prima abbiamo fatto un piccolo elenco delle squadre. Roberta, un tuo ricordo, lo so che è molto molto difficile raggruppare un pensiero per Nuccio, però il basket femminile per lui è stato qualcosa di importante e significativo, o sbaglio? Guarda Gianni, io mi sento veramente emozionata a parlare di questo perché credimi, in questa situazione così particolare, quasi quasi mi viene da non crederci, mi viene da pensare che quando tornerò in campo guarderò negli spalti e lo troverò a salutarmi, a alzarsi in piedi, a baciarmi, a chiamarmi Gioia come faceva ogni volta puntualmente. Quindi forse mi renderò ancora più conto quando vedrò che questo purtroppo non ci sarà, questi incontri. Quindi è come se fosse sempre lì al campo, io me l'immagino lì, mi immagino di rincontrarlo. Sì, sicuramente di ricordi ne abbiamo tantissimi, ma quello che sottolineavamo sempre anche con le ultime compagnie di squadra mie storiche, perché ha fatto parte della nostra squadra ancora una volta 2 anni fa, con Vanessa, Anna, Rita, noi facevamo a gara a capire a chi avesse chiamato per prima per dare gli auguri di Natale, ad esempio, perché lui era impeccabile in tutti gli appuntamenti, in tutte le festività, onomastico. Mi ricordo, ci sono due San Roberta, lui mi chiamava in tutte e due per darmi gli auguri dell'onomastico, così anche in tutti i compleanni miei e delle mie compagnie di squadra, e tanto che appunto quando arrivava Natale o Pasqua, ma te ti ha chiamato, non so, a me mi ha già chiamato, non so, io ero una delle ultime forze, chissà.
E quindi c'era sempre questa gara a chi avesse chiamato prima. Sì, che poi il fatto dell'onomastico ce l'ha raccontato anche Matteo Megacci, l'ex allenatore della Viola, che insomma non sapeva quando fosse San Matteo, Nuccio lo sapeva, questo l'ho anche scritto Matteo. Roberta, ma com'era come allenatore Coach Geri? Diciamo che nonostante noi fossimo pessime giocatrici nel senso caratteriale del discorso, perché l'ultimo anno ovviamente andavamo ad allenarci dopo 10 ore di lavoro tutte quante con figli, non io ma le mie compagne con figli e famiglia, chi lasciava la cena pronta, quindi arrivavamo lì che eravamo anche un po' gestibili, dai. Arrivavamo più come 7 amiche ad allenarsi e lui, devo dire che era l'ottava persona che ti accoglieva con un sorriso, con la voglia di, ti stirava proprio serenità e felicità, e quello per lui secondo me era quella la pallacanestro, ed era questo che poi ci trasmetteva anche quando andavamo a giocare. Le sue battute erano sempre: ragazze, non fate niente di trascendentale, quello che sapete fare giocate come sapete, perché comunque, ti ripeto, eravamo anche in una situazione abbastanza tra virgolette amichevole, quindi per noi è stato un punto di riferimento. Il pensare che ci è stato vicino durante tutto quell'anno, che per noi rappresentava veramente la gioia di allenarsi, anche se erano le 9 di sera, anche se erano le 3 del pomeriggio, e di andare a giocare una partita proprio per il piacere di farlo e di stare insieme, lui ha rappresentato questo sicuramente. Per noi è stato importante. Robby, io ti ringrazio per questo ricordo, e capisco la tua emozione, anche se tu, insomma, tu sei abituata a non patire emozione e a calcare anche palcoscenico. Però ti dico la verità, in questo momento non mi viene facile. Sì, sì, ti capisco, anche perché la cosa riguarda anche me, adesso racconterò perché. Speriamo di sentirci in occasioni positive, però secondo me andava ricordato Nuccio con tutti i suoi giocatori preferiti, più o meno, perché sono tanti, sono troppi. Sì, mi fa anche molto piacere sentire anche le esperienze degli altri. Sembra di riviverlo, quindi sono contenta di essere una di quelli che ha la possibilità di ricordarlo in questa occasione e di sentire anche gli altri parlarne. Robby, io ti abbraccio e ci vediamo prestissimo. Un abbraccio. Ciao. Era Roberta Vozza, che insomma ha calcato per tantissimi anni i rettangoli del basket femminile in compagnia di Coach Geri. Anche lei è andata abbastanza nel dettaglio per una figura importantissima. Io ringrazio Ciccio Marra che ci sta seguendo in diretta, lui voleva essere con noi, ovviamente sta lavorando e con un occhio lavora e con l'altro sta sbirciando la diretta. Anche Ciccio era uno dei preferiti assoluti del coach. Io ricordo gli anni alla Target, agli Scorpion, che secondo me sono stati anni importanti, significativi. La mia esperienza personale, adesso vi posso raccontare un po' di aneddoti. Anche io sentivo Nuccio spesso, molto spesso, ma francamente Nuccio mi ha visto nascere, perché era collega dei miei genitori alla previdenza sociale, come amava a dire lui. Insomma, lui era collega di Maria Luisa, che era mia mamma, e di Pietro, che francamente sono scossi per questa notizia, anche perché negli anni si era fortificato un rapporto non soltanto di colleghi, insomma sono cose che lasciano l'amaro in bocca, anche se fondamentalmente la mia missione personale è quella di ricordarlo nel migliore dei modi, e spero, ci provo, che questa sera vada tutto per il verso giusto. Io nell'articolo scritto qualche giorno fa ho aperto le porte un po' a tutti, bastava scriverci per collegarsi, e c'è chi l'ha fatto e stasera sarà con noi. Mi rendo conto di tante altre persone che purtroppo non se la sentono per ragioni prettamente emotive, e francamente sì, vi capisco benissimo. Prima abbiamo parlato della WISP Tremolini. Com'era quella WISP, Tiberio? Perché Lorenzo è stato un po' diplomatico, l'ha presa un po' larga. Adesso vogliamo sapere cosa accadeva in quella WISP. Non ti sento, Tiberio, non ti sento. Aspetta che provo a riattivare il microfono. No, niente, non ti sento. Purtroppo non ti sento. Ti butto fuori e ti rimando dentro. Mi senti adesso? No, non ti sento. Prova un attimino a riavviare il programmino. Perché purtroppo non va, non so se è un problema di volume delle casse. Io vado avanti, ti lascio là parcheggiato, lo so che l'attesa è dura, però secondo me ce la faremo. Prova un attimo a riavviare, se no cambia dispositivo, parla con Francesca,
fatti prestare quello buono da Francesca, lo so che tu mi senti, Tiberio. A tra pochissimo. Io purtroppo no, non sento Tiberio, però spero di sentire Mauro Comi. Mauro, mi senti? Sì, sì. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Eh sì, e quindi consigliamo al mio amico Tiberio di riavviare StreamYard, che è la piattaforma che ci consente di andare in onda, perché secondo me l'audio si andrà a risolvere. Prima parlavamo di giocatori preferiti, anche se Nuccio fondamentalmente era allenatore di tutti, cioè non aveva forse giocatori preferiti, però aveva il debole per determinati giocatori, specialmente quelli che assomigliavano vagamente a suo figlio come modo di giocare, perché insomma, Milo ha scritto pagine e pagine del basket calabrese, lo sanno tutti, non è una novità, ne parla la classifica marcatoria, ne ha parlato per tanti anni, ma non solo, perché non è soltanto importante fare canestro, però Mauro in compagnia del coach Nuccio negli ultimi anni erano due avversari davvero molto ma molto temibili. Dico bene, Mauro? Sì, ciao Gianni, ciao a tutti, mi scuso in anteprima perché ovviamente questa notizia insomma ci ha colpito tutti, quindi sono piuttosto emozionato anch'io, il pensiero di Nuccio insomma. Cerco comunque ecco di raccontare qualche aneddoto di Nuccio, ce ne sono davvero tanti, che dire, innanzitutto gli aggettivi positivi per Nuccio sono infiniti, era una persona davvero buona, eccezionale, positiva, per quanto riguarda il campo era estremamente competitiva, mi ricordo ogni volta voleva ci giocassimo le partite fino all'ultimo secondo. Tra l'altro, come hai detto tu, io ero sì, mi voglio vantare di essere stato appunto uno dei preferiti di Nuccio, sapeva che amavo stare in campo, tirare, mi lasciava veramente carta bianca, anzi quelle poche volte in cui io non magari, che erano veramente rare, ero con la palla in mano diciamo dall'arco di tre punti e non tiravo, e c'era Nuccio dalla panchina, mi gridava tira, tira, e ancora come dire, soprattutto diciamo le prime partite in cui Nuccio arrivò lì all'Evergreen, io timidamente dopo ogni partita, soprattutto le prime partite, mi avvicinavo e chiedevo Nuccio, per favore, mi potresti fare vedere un attimo il referto, quanto do un'occhiata? E quindi io mi contavo i punti. Nuccio, dopo aver capito quello che facevo, dopo puntualmente, dopo ogni partita, si prendeva il referto e il giorno dopo mi chiamava e esordiva la telefonata dicendo ma ieri facisti 30 punti, ieri facisti 28 punti, oppure quelle partite in cui ecco, non andavano proprio alla grande, diceva va bene ieri la partita così, però insomma tu facisti dai qualche cosa buona, insomma aveva sempre, spendeva sempre qualche parola positiva anche nelle sconfitte. Poi che dire di Nuccio, per quanto riguarda ecco, la passione di Nuccio per il basket, tutti gli amanti del basket conoscono Nuccio, era una presenza insomma una presenza che non mancava mai, andando dalle partite della Viola, che si metteva sempre dietro il canestro sul lato sinistro con la moglie, che molto spesso appunto si portava i libri. Faceva una cosa, Mauro. L'altro giorno parlavo con mio cognato. Fondamentalmente, alle partite della Viola, specialmente quando i fischi non erano molto, molto corretti, amava protestare. Insomma, sì. Fondamentalmente, Nuccio, per chi l'ha conosciuto nei tempi d'oro, viveva questo rapporto chiaramente goliardico, però amava beccare gli arbitri dicendo ma che hai fischiato, eccetera, eccetera. Praticamente mio cognato, che l'ha conosciuto soltanto alla Viola, mi diceva, ma sai Nuccio, ogni volta che io mi alzavo per protestare, veniva a me e faceva, ma lasciali stare gli arbitri, stanno facendo il loro lavoro, ma sei sicuro di aver parlato con Nuccio? Ma
È tutto... Sì, perché fondamentalmente era un buono, si faceva prendere dalla partita, però poi fondamentalmente quando ragionava era un buono, però è normale, tutti, ecco, quelli che vivono il basket in quel modo si fanno prendere lì per lì, subito viene da protestare, da ribattere, poi ecco, tornava in sé, magari li difendeva. Come dirti, con le sue, con appunto i suoi termini, gioia ingarbato, insomma, non è colpa sua, è cavaffari, insomma, sì, Nuccio davvero, non, ogni volta che penso a lui mi mancherà non solo il ricordo all'interno del campo, ma anche, come stavo dicendo, alle partite, e ci sentivamo e mi diceva: allora vieni alla partita, so, prima c'è la lumaca alle 18, poi la galera di buono, Nuccio, è che questo capitava anche a me, io fondamentalmente lo facevo per ragioni giornalistiche, cioè vedevo qual è la partita più interessante o quella che poteva diventare combattuta, no? Sì. Nuccio, che già sapeva, mi chiamava e mi diceva: senti, giocano queste due squadre, ma secondo me non vale la pena, tu che vuoi fare? Sì. No, guarda, io mi seguo quella dopo, che secondo me è combattuta, e devo dire che la pensavamo spesso alla stessa maniera, ovviamente. Sì. No, veramente non mancava comunque mai, infatti ti ripeto, ci sentivamo prima il sabato e diceva: allora oggi andremo prima alle 18 alla Lumaca e poi alle 20 alla Viola, e poi sempre immancabile con la moglie Caterina. E gli faceva sempre compagnia e molte volte si portava anche il libro, perché sì, giustamente quindi... non se ne mancava, cioè non mancava mai una partita, Nuccio. Poi ecco, rifacendomi agli aneddoti, prima ho sentito parlare degli onomastici, anche a me chiamava, siccome io sono Maurizio, però c'è l'indecisione, molti mi chiamano Mauro, pure io qua in sovraimpressione ho scritto Mauro, e lui mi chiamava, per non sbagliare, nel dubbio, sia a San Maurizio sia a San Mauro. Giusto, poi sì. Sempre mi chiedeva, mio fratello, i miei, poi a Figiola, perché la mia ragazza è su a Torino, e sempre mi chiedeva novità, insomma... Veramente, i termini positivi si sprecherebbero per Nuccio, cioè non si sprecherebbero, perché sarebbero innumerevoli, e non lo so, in questo momento, a parte l'emozione, mi verrebbero appunto solo termini positivi della persona positiva che era, ecco. E ci scrive Luca Laganà, protestava ma 2 minuti dopo, esatto. E scherzava con tutti, sì, esatto, assolutamente. Esatto. Io ringrazio Luca, e ringrazio pure Tony Callea, che in tanti ricorderanno nel famoso gruppo 85 della Viola Giovanile, e poi negli Scorpion proprio con Nuccio, per una bellissima avventura, durata poco, ma secondo me significativa. Mauro, avremo modo di parlarne. Mi raccomando, voi che siete il comitato qua che state organizzando per Nuccio, vediamo di fare qualcosa carina, eh. Certo, a proposito, ci tenevano anche tutti i ragazzi dell'Evergreen a mandare un abbraccio, e ovviamente un abbraccio grande alla moglie Caterina, ai figli Milo, Gian Domenico, ai nipotini, a tutta la famiglia, ecco, gli staremo vicini, perché non è facile, niente, quindi un bacione a tutti, scusate l'emozione. Ciao Mauro, ti abbraccio. Insomma, era Mauro Comi in collegamento. Io spero che sia tornato l'audio a casa la camera. Senti, Giovanni? Ah, meno male. Sì. Mi sento forte e chiaro. Io colgo l'occasione anche per salutare Roberta Verducci, che insomma era... Se c'era una classifica degli ufficiali di campo preferite, Roberta, insomma, era davvero altissima come posizione. Anche lei da sempre vicinissima al coach Nuccio, che questa sera ricordiamo, devo dire, con tanta emozione e con piacere. Tiberio, prima abbiamo ascoltato l'avvocato Lorenzo Gatto, il grande presidente, sì. Ci stanno ascoltando persone che anagraficamente la WISP la ricordano probabilmente per sentito dire, sì, era una squadra con delle preferenze politiche abbastanza nette, sì. Era un bel derby, diciamo. Che c'erano i derby allora, sì, perché c'era la ti ricordi? C'era un'altra squadra, sì. come chi se li dimentica? C'era un'altra squadra della città che era politicamente opposta, e poi stranamente ognuno faceva un torneo di inizio campionato, e spesso ci invitavamo, cioè la Fiamma che non poteva vedere la WISP invitava la WISP in questi tornei, e viceversa, e poi sempre finiva
comunque con qualche rissa, forse no, ma comunque qualche diciamo battibecco c'era sempre. Mi ricordo addirittura Lorenzo provocando, insomma, minuti di silenzio per morte, cioè, cose che non si possono nemmeno immaginare adesso. Ti posso dire una cosa? Allora, sinceramente, io sono contento di questa evoluzione multimediale che sta rendendo i nostri contenuti un po' più smart, un po' più carini. Fondamentalmente, appuntamenti come questi, nel ricordo, quando c'è veramente tantissimo significato, ne potevamo fare tanti, perché, insomma, uno su tutti, Santo lo Giudice, che sì, si è fatto un memorial qualche tempo fa, è anche lui della WISP, ha scritto pagine e pagine indelebili. Però, fondamentalmente, Nuccio, per farti capire, proprio a proposito di contenuti multimediali, io ho avuto modo di averlo in diretta durante le partite, devi vedere le visite. Da 30, parlava Nuccio, diventavano 56, perché aveva un suo modo distinguibile di farsi conoscere nel migliore dei modi, con garbo, come amava dire lui, però fondamentalmente era tutto straordinario. Sto rimpiangendo tanto quei momenti. Guarda, Giovanni, io ovviamente mi associo al saluto, all'abbraccio a tutta la famiglia, a Milo, alla signora e a Gian Domenico. Io Nuccio, gioco forza di quella WISP che parlava, mi avete invitato immeritatamente perché c'erano, diciamo, dei giocatori fantastici. Di quella WISP che parlava il presidente Lorenzo, era una WISP, un Tremolini fortissimo, di ragazzi uniti fra di loro, che Nuccio era riuscito, perché non era uno spogliatoio facilissimo, ti dico, anche se erano bravissimi ragazzi fuori dal campo, dentro erano tutti agonisti, compreso Nuccio. Io ero un ragazzino che, diciamo, aveva ricominciato col basket senior, avevo lasciato un po' quello, diciamo, giovanile, e avevo ripreso da poco. Nuccio, gestire quella squadra non era facile, perché era una squadra fortissima innanzitutto, era una serie D pazzesca, perché era Calabro, Sicula, e in quella serie D c'erano squadre sia di Reggio, giocatori sia di Reggio, che parlo ovviamente del mitico Frassati, dei ragazzi, insomma, poi del Gaddettena. Io mi ricordo che ero diciamo giovane quando arrivò il Gaddettena allo Scatolone. Cioè, ho perso l'aria, nel senso che c'erano tre o quattro dei loro pivot che erano almeno oltre i 2,05 metri, che noi, ora poi ricordo i cognomi perché rimangono impressi, D'Urso, Taormina, insomma c'erano giocatori fantastici, e noi avevamo una squadra di agonisti veri, forte, che, come diceva Lorenzo, a fine primo girone d'andata girammo secondi o terzi in quel girone. Perché c'era Stefano Musolino come playmaker, c'era Piero Lombardi, quindi si equivalevano, e Nuccio riusciva a gestire soprattutto due personaggi che oggi magari nel basket nessuno riconoscerebbe, come Sasha Parisi e Tonino Nava, che erano le nostre guardie, i bomber, che praticamente si contavano i palloni che i playmaker passavano. Cioè Nuccio aveva uno schema che era praticamente per liberare o a destra o a sinistra uno delle due guardie, sotto e due esterni, e andavano a incrociare loro, i blocchi salivano, e quindi il playmaker doveva scegliere a sinistra magari Tonino Nava, a destra Sasha Parisi, e questi si contavano i palloni. A fine primo tempo io ho fatto 37, Tonino ne faceva 30. Stiamo parlando di due giocatori, cioè ne ho visti pochi giocatori come Sasha Parisi e come Tonino Nava, e ne ho visti giocatori nella mia pochezza, diciamo, di campo, ecco. Però io ricordo certi time out di di Piero Lombardi e Stefano Musolino esausti, perché erano stressati dal fatto che quello riceveva più o meno la palla più dell'altro. E gestire questi giocatori, poi non c'erano solo loro, poi c'era Pasquale Motta, c'era Peppe Beatino, c'era Peppe Sgarlato, c'era Maurizio Scagliola, c'era Maurizio De Marco, Paolo Gatto, cioè era una squadra ben assortita e forte. E mi ricordo
Nuccio le capriole per gestire questi fenomeni, questi ragazzi straordinari, ma agonisti, che dentro il campo, poi finita la partita, diventavano delle persone e sono tuttora delle persone spettacolari, ma dentro la partita c'era da... e che forse era la forza di quella squadra, c'era, e solo Nuccio con le sue risate, con le sue battute, con le sue incazzature, perché si arrabbiava pure con alcune dinamiche, ricordo trasferte bellissime con Lorenzo, con cioè io spesso vengo redarguito dai miei amici, da coach D'Agostino, da Enzo Pennestri sotto zero, perché racconto sempre gli aneddoti dell'anno della WISP, ma sono aneddoti che si devono raccontare per forza, perché poi dopo quegli anni è arrivato Santo Lo Giudice, che ricordo, a cui mando, diciamo, un saluto da dove ci sta guardando, insieme a Nuccio lì seduto e tutti gli amici del basket. Ma sono arrivati poi dei personaggi, Gigi Rossi, cose, cioè aneddoti uno dietro l'altro che si possono raccontare e fare un'enciclopedia. Non so, Giovanni, forse ti ho perso, non so se ci sei. Quindi, ripeto, vengo sempre... E Nuccio è difficile, insomma. Io lo ricordo perché ho esordito in serie, l'allora Serie D con Nuccio, che era il 1991, lontano 1991. Io ricordo che, come capitava abbastanza spesso, qualche volta potevo andare come decimo in trasferta. Capitava più spesso in casa, in realtà sono andato, diciamo, in trasferta l'aprile del 91. Ricordo perfettamente la data perché avevo preso la patente da poco, ero forse col foglio rosa, ora non ricordo, e mio padre si offrì di accompagnarci in trasferta a Cireale, mi ricordo che era Cireale, e già uno degli aneddoti era questo, che io ho sempre giocato molto più robusto, anche uno dei crucci di Nuccio era questo, era il fatto che io magari non volessi dimagrire e dimostrare anche il mio valore, diciamo, con normopeso. Lui si incazzava perché dice: tu sei bravo, sei bravino tecnicamente, perché non fai tanto per metterti al paro. Era uno dei miei, diciamo, difetti. E Nuccio mi fece esordire, mi ricordo, a aprile 91 contro la Cireale di Corallo, una partita ormai noi eravamo già salvi. Ricordo che praticamente abbiamo giocato con l'arbitro che era più robusto di me, quindi già il palazzetto ha riso vedendomi entrare. Poi ovviamente ha riso un po' di più quando... le solite larità stupide, insomma, che è arrivato l'arbitro. Ma la cosa che mi ricordo di questo giocatore Corallo di Acireale. Sei meraviglioso, Tiberio, guarda, ti sto ascoltando. Sei tornato, mi hai messo in difficoltà un pochino, ma spero di non aver tediato. Ma quando mai? Poverino. Ha caduto tutto, io ti stavo ascoltando dal telefonino con l'altra connessione, sei fantastico. Meno male perché no, ma immagino il suicidio di tutti gli altri amici che al sentire questo povero disgraziato a raccontare, però mi fa piacere che magari è Nuccio che ci fa gli scherzetti. Guarda, sono lì ti dico, qua c'è una connessione nuova di Zecca che per una settimana, e tu lo sai, noi siamo in smart working. Sì, sì, no? Assolutamente. È andata tutta alla grande, cioè, giusto ora. Sì, sicuramente sarà Nuccio lì con Santo e con gli amici che scherzano e che si mandano. Quello che ti dicevo mi sorprendeva di Nuccio, a parte le parole... aveva la sua mitica offesa che, diciamo, era sempre benevola, andava a insultare un po' la mamma, ma quello che mi piaceva, siccome lui conosceva tutti i giocatori, anche avversari, cioè veniva il Giarre, lui conosceva due o tre giocatori del Giarre e li salutava, li baciava. Mi ricordo che la prima bomba che uno di questi tirava, fosse del Giarre, di Catania, del Paceco, di Trapani, di Reggio stesso, poi era più facile col Pellaro cose perché erano ragazzi come noi in città, lui la prima cosa che faceva, insultava benevolmente con quella
tipica frase di offensiva alla mamma, il tiratore che segnava. Ma spesso i compagni di squadra non lo sapevano che lui aveva questo rapporto anche con questi giocatori, oppure l'arbitro stesso che si girava e vedeva il coach avversario offendere il giocatore che aveva appena segnato. Ma questo era Nuccio, magari durante una partita vedeva entrare un suo amico dalla mitica porta dello scatolone e mentre eravamo lì punto a punto lui andava a salutare gridando dalla panchina, sì, 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 la persona che entrava dal cancelletto gridando magari è solo tu mancare il cavo, sì, ecco, ora potremmo chiudere, sì, era sì. il mitico Nuccio. E devo dirti che il percorso comincia con l'esordio mio del 91 con Nuccio in Serie D, allora Serie D, poi vabbè, e poi tantissimi anni dopo ci siamo visti nei campi, nei cosi, insomma, diciamo, io ho smesso di giocare, ho cominciato a insultare diventando, diciamo, un pochino più ultras, ho fatto qualche presenza come dirigente immeritatamente in alcune squadre e poi alla fine, tramite degli amici comuni, come dicevi tu, di Attendiamoci, una sera un carissimo amico, un ragazzo straordinario di Sant'Anna, mi dice: Tiberio, senti, perché non vieni? Siamo un gruppo di ragazzi, ci manca il quindicesimo, perché erano forse un gruppo di... Dice: vieni e facciamo. Gli ho detto: io guarda che non gioco da tantissimi anni, ci vuole al panella questo, ci vuole quattro ambulanze fuori, penso che ci vuole un tir per farmi entrare nel campo. Dice: no, vieni. E alla fine chi c'era che allenava Attendiamoci e governava questo gruppo di ragazzini entusiasti? C'era Nuccio nella panchina, che era lì alle 10:30 di sera per fare questo torneo 5 contro 5 contro 5 con questi ragazzini, ragazzi, anche ragazzini entusiasti di giocare a quell'ora. E quindi ho concluso, diciamo, il cerchio. La prima partita ufficiale, ovviamente, in Serie D l'ho fatta con Nuccio. L'ultima mia partita, poi abbiamo fatto un torneo assieme, Giovanni, ma non sono entrato nel campo, ho avuto... Nel ricordo di Peppe Condello. Peppe Condello, sì, bravissimo. Allora. Nel ricordo di un'altra persona che c'era andata, però ho avuto il rispetto per la pallacanestro e non sono entrato nel campo. Ma l'ultima mia partita, così amichevole tra i ragazzi, è stata con Nuccio in panchina. Quindi, Tiberio, ti abbraccio e grazie mille di tutto, sei stato fantastico, guarda. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Era Tiberio la camera, insomma, ci ha deliziato con ricordi su ricordi. E ho un bel messaggio, Gianvito Fontanella Molea. Nuccio metteva nelle condizioni di arbitrare, appunto. Quando capiva che stava per sfuggire di mano, ti diceva: tranquillo, Gioia, che stai arbitrando bene, anche se sapevi che non era vero. Bravo Gianvito, bravo, ce l'abbiamo in carne ed ossa Gianvito, che rappresenta la classe arbitrale, anche se prima non so se l'hai visto, tu te lo ricordavi Carmelo Ferraro? Allora, innanzitutto ciao Gianni e ciao a tutta la comunità di Reggio Canestro, un saluto in particolare anche a Milo e alla sua famiglia. Sì, con Carmelo certo che me lo ricordavo, ci ho arbitrato una delle sue ultime gare in C1 ed era particolarmente in tensione perché lo designarono con un esordiente in C1. Mi ricordo particolarmente di quella partita a Cosenza. E quindi, al di là di questo, poi ci sono ricordi legati anche a Carmelo particolarmente piacevoli, perché è stata una bella presenza sul parquet, come d'altronde Nuccio, che hai pensato abilmente di ricordare col sorriso questa sera, senza lasciarsi andare a retoriche, a messaggisti, insomma. Perché... Ma ti posso dire, ne abbiamo parlato fin troppo della vicenda triste. Ti sento male, Gianni. Gianni, non ti sento.
Scusate, questa sera, guardate, ne sto subendo di tutti i colori, penso che siamo caduti sia io che Gianvito, spero che possa rientrare Gianvito, è andato tutto in tilt, spero che possiate sentire, mandatemi un feedback se siamo collegati, adesso dovrebbe andare tutto ok per quanto mi riguarda, perché ho cambiato connessione, questa sera sta facendo un po' di scherzi, è tornato anche Gianvito, penso. Mi senti, Gianvito? Sì, no, eri andato via, non ti sentivo. Sì. Ero andato via un po' come prima. Mi stavi dicendo? Allora, niente, sei andato via. E niente, ti dicevo che appunto hai fatto bene a ricordarlo col sorriso, perché è così che Nuccio voleva essere ricordato. E mi piace particolarmente menzionare Giusva Branca, che è stato particolarmente esaustivo nel ricordare Nuccio, sia attraverso aneddoti che attraverso il ritratto della sua persona proprio. E quello che non insegnano nei corsi CNA forse è che deve essere innato, d'altronde, è la cordialità e l'empatia che avevo, e mi riferisco al ruolo nostro, quello degli arbitri, e ci metteva sempre nelle condizioni di arbitrare. Cioè, la protesta più eclatante di Nuccio era a fine gara: non mi sei piaciuto, però ti davo una carezza e finiva lì, non c'erano strascichi, ecco. Poi venendo agli aneddoti, poi si possono dire tante battute durante la gara che andava a fare, che stemperavano un po' la tensione. Sì, assolutamente. Tipo ad Archi. Dimmi, Gianni. Ad Archi, passando dalla sua panchina, ad Archi mi ha detto: "Hey, Gianvito, fischiasti una cagata stavolta." Gli ho detto: "Lo so, Nuccio." E fa: "Però l'hai fatto puzzare poco." Nel senso, insomma, veramente una bella persona è stata, sempre cordiale, grazie, sempre carina. Grazie mille dei tuoi ricordi, e speriamo di vederci prestissimo, magari per parlare, magari argomentare di altre situazioni legate anche a Nuccio. Grazie mille, Gianvito, un abbraccio a tutti. Ciao Gianni. Era Gianvito Fontanella. Io questa sera sto lottando con la connessione, abbiamo perso anche il nostro ospite che era pronto per entrare, però probabilmente abbiamo nella lista dei suoi preferiti un altro giocatore, insomma, e chi ha visto le partite di Everdeen negli ultimi anni o anche prima lo sa benissimo, era uno dei suoi esterni preferiti, anche perché Ciccio La Faccia ha sempre avuto la mano abbastanza calda. Francesco, buonasera, mi senti? Sì, Gianni, io ti sento benissimo. Mi senti? Alla grande. Ok. Buonasera a tutti, intanto. Un saluto anche a Milo e alla famiglia. Dovete sapere che, insomma, Ciccio, insieme a Mauro Comi, insieme a tanti altri amici, sono gli atleti che specialmente nell'ultimo periodo, gli ultimi anni, sono stati più vicini al coach, e guai a mancare gli allenamenti, perché mai. Prima partiva da Pellaro, poi vabbè, abitava a Reggio Centro, però per arrivare ad Archi, per esempio, era sempre un viaggio per lui, un viaggio. Ed era poco rispettoso non andare agli allenamenti, giusto? Assolutamente. Era veramente una grandissima persona, un gran carisma sul campo. Trasportava come nessuno, caricava tutte le partite, anche se fosse un'amichevole o una partita di campionato, era sempre carichissimo e ci incitava anche a un pallone che stava per uscire fuori, voleva sempre il massimo da noi. Ci sei? Vai via. No, vado via per farti parlare in primo piano, perché giusto, il ricordo rimanga, ci sono. Saluto anche il mio amico Peppe, che in tanti ricorderanno, che è collegato e tra pochissimo lo faremo entrare. Ma la leggenda è che Nuccio giocava con 5 atleti, gli altri insomma erano buoni, sì. Però i suoi erano i 5, dovevano essere... Poca rotazione, diciamo. Fondamentali, che giocavano magari 40 minuti, però lui sapeva che le certezze erano lì, in quei 5, dico bene. Sì, quei 5 erano le certezze migliori che aveva, e girava poco la panchina, ma comunque sapevamo
come gestiva le partite, andava bene. Se non andava bene, diceva Nuccio, quella è la porta. Sì, ovviamente. Sì, sì, sì. Lui aveva 5-6 cose che erano... Sì, sì, assolutamente. Prima abbiamo parlato con Gianni Iuranello, insomma, a livello di bomber, per lui probabilmente è stato uno dei migliori, forse uno dei preferiti. Sì, anche, sicuramente. Massimo Lazzara l'abbiamo nominato prima, però sono stati tanti i giocatori che sapevano fare canestro, che sanno fare canestro. Fondamentalmente il suo gioco era molto perimetrale, Ciccio. Sì, sì, diciamo pochi movimenti, ma ovviamente conosciutissimi da tutti, perché bene o male ha allenato quasi tutti a Reggio. Gli schemi erano quelli, uscite dai blocchi, blocchi in movimento, queste cose così. Molto semplice, ma voleva essere ordinato in campo. Allora, a noi piaceva comunque come allenava e ci adattavamo al suo volere, ovviamente. Allora, io lo so che Ciccio, forse più di tutti in questa diretta, sta subendo un po' di emozione ed è una cosa normale ed è giustissimo. Sì, sono veramente molto scosso, pure perché è stata una notizia improvvisa che troppo, troppo, troppo forte. Ero molto legato a Nuccio. Ho sempre incontrato passeggiando sul corso con la signora Caterina, oppure agli allenamenti arrivavamo sempre insieme, perché io uscendo da lavoro arrivavo anche prima di lui alle 9, alle 8 eravamo già lì, alle 9 era l'allenamento. Guarda, io ne parlavamo. Il corpo non sto ancora realizzando realmente, probabilmente neanche quello che sto facendo questa sera. Ne parlavo anche con magari mio... quando saremo sui campi, forse sì, sentiremo sì. Il corpo. Anche perché, guarda, l'ho sentito telefonicamente, era sabato, era pochissimo tempo fa, ci siamo sentiti col classico saluto per le nostre rispettive famiglie, mi ha detto che era al mare con Milo, a Mare Lucente, a Pentimele, e io fondamentalmente mi ero tranquillizzato molto. Poi ho visto Milo per strada e fondamentalmente mi ha detto che non era così come Nuccio voleva, probabilmente tranquillizzarmi. Sì, certo, come tutti. Sì, sì, anche sì. A me ha chiamato, cercava di dirmi che stava meglio, che non era più, diciamo, era sotto controllo, doveva fare accertamenti, ma che stava bene. Io poi non ebbi tempo più di chiamarlo, e di questo mi dispiace moltissimo, perché poi non ho avuto modo più di sentirlo, purtroppo. Io chiaramente ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto sulla pagina, che ci hanno scritto la nostra mail, gli allenatori della Viola, che sono stati veramente tanti, cito Gianni Benedetto, Matteo Mecacci, Ciccio Ponticello, Marco Calvani, insomma, Antonio Paternoster, un po' tutti hanno voluto ricordare il coach, Domenico Polignano stesso, che abbiamo avuto durante una diretta qualche tempo fa, insomma... Ciccio, ci tengo a salutare tutti i ragazzi dell'Evergreen, che allenò Nuccio, tra cui Gianni Barilà, John, Dario Melvi, insomma, eravamo un bel gruppone. Ci tenevo a salutarli tutti a nome dell'Evergreen, che ovviamente è sempre con me. Assolutamente. Io ti ringrazio, Ciccio, e chiaramente ti abbraccio e ci vediamo prestissimo. Grazie a te, Gianni. Buona serata, grazie. Ciao, ciao, ciao. Era Ciccio Lafacio, un altro dei giocatori preferiti del coach, ne mancò tantissimo, uno su tutti è Gianni Santucci, che forse è uno dei lunghi preferiti da Nuccio, che salutiamo e che non può essere con noi questa sera, che vi saluta. Adesso invece parliamo con un ragazzo che anche lui, insomma, era un numero 4, non gioca più a pallacanestro, a meno che adesso non mi smentisca, se lo ricordano in tanti, gioca nella Target, nella Botteghelle Basket, nell'Olympic, e ovviamente ad attendiamoci. Buonasera Giuseppe Romeo, come stai? Buonasera Gianni, grazie dell'invito, grazie come va, mille. Come va? Bene, grazie, diciamo bene, ma sono giorni particolari per tutti. Assolutamente. Quello che è stato la mancanza di Nuccio, ti ringrazio
per l'opportunità che mi stai dando di poter parlare a una bella persona come Nuccio. E colgo l'occasione per salutare la famiglia, in particolare Milo, con cui ho condiviso 2 anni bellissimi all'Olympic. Eravamo una bella squadra, davvero. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto del Nuccio allenatore, del tuo allenatore? Allora, io lo devo ringraziare perché comunque è stato uno di quelli che ha avuto sempre molta fiducia nelle mie potenzialità. È un allenatore, credo che è un allenatore che dà molta, trasmette molta autostima ai suoi ragazzi. E quando entravi in campo, tu ti sentivi il più forte, cioè aveva una capacità di motivarti che in pochi, secondo me, riescono a trasmettere ai propri giocatori. E poi una cosa interessante e bella era la capacità di saperti e di saper creare gruppo con i compagni di squadra, di giocare un po' alla... utilizzando molto anche la creatività, cioè dire, noi avevamo dei principi di gioco in difesa e in attacco, ma lui poi ci teneva a utilizzare quello che è la creatività, il sapersi muovere in modo intelligente negli spazi e riuscire a far canestro. Una cosa che ci teneva tantissimo, mi ricordo Nuccio, era quando una persona, un compagno di squadra era libero, doveva tirare. Cioè dovevi tirare al canestro, non potevi non tirare al canestro, dovevi farlo con determinazione. Non esiste che passavi la palla se potevi andare al canestro. Ti trasmetteva tanta motivazione e tanta autostima. Aneddoti ce ne sono tanti durante le partite. Mi ricordo quando siamo stati a Soverato, la partita che nella pre-gara 1, Gioacchino prima la nominava, quella dei playoff per salire quella in C1. Di e Pautasso, insomma. Perfetto, che abbiamo preso all'andata abbiamo preso una bella scoppola. Al ritorno, in macchina, lui era riuscito comunque a trasmetterci una motivazione per la gara di ritorno, tant'è che fecimo un figurone e riuscimmo quasi a ribaltare quella gara, quella serie. Dire, la ricordo perché ero sugli spalti e ricordo di un Nuccio a fine partita carico a molla, tutto rosso in faccia, che andò da Ciccio Gualtieri a dirgli: e ora fa il fenomeno qua, insomma, che ti abbiamo fatto soffrire. Io con 4 ragazzi presi dal... e tu invece, mi ricordo benissimo, ma era bello allenarsi con lui, era bello allenarsi in quell'Olympic con Enzo Postorino, Massimo Lazzara, Gianni Giulianello, Gio Granata, Toni Quartuccio, Luca Romeo, Nido, Totò Avagliano che venne il giorno l'anno dopo, ma veramente eravamo una bella squadra, cioè gli allenamenti erano competitivi e lui riusciva a saper trasmettere lo spirito vincente in modo sempre col sorriso, cioè la battuta giusta quando è giusta fare, la battuta negli spogliatoi tra primo e secondo tempo, quando motivare la squadra con una parola in più. La capacità di Nuccio era quella di capire chi aveva di fronte, cioè dire, lui calibrava il suo modo di motivare, di parlare a seconda delle caratteristiche anche mentali che avevano i compagni, i miei compagni di squadra, che avevamo noi nell'Olympic, parlo in particolare dell'Olympic. Quindi lui motivava in un certo modo, magari chi aveva più propensione ad essere spronato con un rimprovero, e invece magari motivava in un altro modo i compagni di squadra che invece avevano bisogno di una forza, oppure fuori non ti preoccupare anche se sbagli. Era veramente bravo. Io mi auguro che il suo esempio, dal punto di vista prettamente umano più che tecnico, sia seguito dai giovani allenatori. Io su questo volevo aggiungere una piccola cosa. Allora, praticamente si parla tantissimo nel mondo del basket di oggi di crisi e che gli allenatori faticano a campare soltanto di questo. Aspettate, fermatevi un attimino, ragionate con me. Io faccio questo ragionamento e sono i consigli che sto dando
ai ragazzi che stanno facendo il corso per allenatore nazionale, eccetera, eccetera. Ragazzi, Nuccio aveva un lavoro statale e riusciva a coniugare la sua passione per la pallacanestro, secondo me al 100%, tra mille sacrifici, ma con tantissima voglia. Secondo me, nel basket di oggi, complice una crisi abbastanza spiccata, converrebbe prima pensare a crearsi un lavoro, a crearsi una famiglia, e poi a dedicarsi al mille per mille alla pallacanestro e a pensare soltanto alla pallacanestro come lavoro. Questo è un piccolo consiglio che mi sento di dare alle giovani leve, perché molto spesso vedo giovani che magari dicono: mi hanno chiamato a Ferrara, mi hanno chiamato a Milano, ci provo e mi gioco tutto. Non lo so quanto può essere redditizio tutto questo percorso e se realmente si può diventare tutti allenatori di Serie A, tutti Simone Pianigiani o Ettore Messina, questo non lo so. So soltanto che Nuccio, come capacità, come gioia, come sorrisi, probabilmente ne sapeva molto di più di tanti allenatori navigati e schillati con contratti a quattro cifre. Questo è un ragionamento personale, scusate, ma volevo dirlo perché tra i tanti insegnamenti penso che anche quello lasciato a Milo, che insomma ha un lavoro ma riesce a coniugare alla grandissima tanti anni ormai il suo compito di allenatore, istruttore in casa Lumaca, sia il fulgido esempio di come Nuccio forse ne sapeva un po' più degli altri da questo punto di vista. Beppe. Sono d'accordissimo con te, Gianni, anche perché attualmente le prime, io sono, in questo momento bisogna guardare prima al discorso lavorativo e dopo eventualmente a un discorso anche di passione. Nuccio era bravo a fare prima il discorso lavorativo e poi prendeva il basket come una passione e lo trasmetteva ai propri giocatori. Questo faceva di lui, secondo me, un coach anche amato dai propri giocatori. Nessun giocatore, è difficile, nessun giocatore secondo me parla male di Nuccio Geri, perché era veramente bravo a instaurare un rapporto umano. Cioè lui la prima cosa che faceva era il rapporto umano. Dopo... Sai cosa mi fa rabbia? E parlo sia chiaramente per gli allenatori di quella generazione. Sì. Molto spesso quegli allenatori sacrificavano tempi familiari, automobili personali, anche risorse economiche molto spesso, per la pallacanestro, perché era una vera e propria passione. Adesso se non hai il rimborsino di 300 euro, 400 euro, dici, no, ma dove vado? Vado per 300 euro. Da questo punto di vista, francamente, preferisco ampiamente le vecchie generazioni. Ovviamente ci sono le eccezioni, ma la vedo così. È verissimo, ti dirò di più, proprio quello che dici, lui metteva, Nuccio andava a seguire, ma lo hanno detto anche chi mi ha preceduto, andava a vedere tutte le partite, c'era lo scatolone, andava a vedere tutte le partite e quando veniva a analizzare la partita e la squadra che dovevamo incontrare, ad esempio giocavamo contro il Pollino, giocavamo contro il Soverato, giocavamo contro il Frassati, giocavamo contro il Gioia Tauro, lui conosceva tutti i giocatori e ci diceva portalo verso destra, portalo verso sinistra, ha queste caratteristiche, fai attenzione qua, cioè conosceva benissimo tutte le caratteristiche perché le andava a seguire, quindi, e lo faceva gratuitamente, cioè lo faceva perché aveva passione verso questa disciplina sportiva. Oggi quello che noto anche io è che si ha forse più passione verso, lui non lo faceva per un discorso di farsi vedere, forse oggi c'è questa, la voglia della notorietà, non lo so, c'è qualcosa che è diverso rispetto a quello che erano gli allenatori come Nuccio, come Santo, lo giudice, cioè allenatori vecchio stampo, che ti davano qualcosa in più dal punto di vista umano, cioè loro venivano a fare allenamento perché consideravano il basket un modo per far crescere i giovani, che è la cosa principale questa. Cioè, ti posso dire qualche nome, ti posso dire Mario Crisafi, che ancora non l'abbiamo nominato, che ha scritto anche lui un'epoca e una favola bellissima, che è stata l'Azzurrina. Sono stati tantissimi gli allenatori di quell'epoca, secondo me tutti valorosi,
larga parte usciti dal vivaio, Sant'Ambrogio, Santa Caterina, dal campo all'aperto, Nuccio incluso, insomma, questo non va dimenticato, perché ne parlavamo prima con l'avvocato Branca. Ci sono dei luoghi del cuore come Santa Caterina, Piazza Sant'Agostino, il Di Amicis, ancora prima Piazza del Popolo. Anzi, ringrazio Franco Calafiore che mi ha mandato una foto storica proprio con Nuccio. Ringrazio anche Tito Messineo che non ce l'ha fatta per l'emozione ad essere presente, anche perché io ho mandato in loop un'intervista di Nuccio di quando ha fatto 70 anni, dove ringraziava tutti e dove ricordava che li aveva festeggiati proprio in compagnia di Tito, delle famiglie, di Pasquale Morabito. Sono generazioni di amici che sono cresciuti con la palla a spicchi e che fondamentalmente possono veramente essere contenute in un libro che forse persone più brave di me possono scrivere. Io colgo l'occasione per raccontare anche Luigi Polissena. Giovanni, la pallacanestro dei ricordi era fatta di uomini che allenavano i giovani a vivere prima che di giocare. Io ringrazio Luigi che ci segue sempre con tantissima passione. Piccola parentesi, Luigi ha vinto il quiz lunedì, cioè ci sta seguendo una passione incredibile. Sono veramente contento, perché vuol dire che anche per lui questo, la pallacanestro, è un qualcosa che gli è rimasta dentro e continua ancora a rimanergli dentro nelle sue esperienze cestistiche. Peppe, tu sei fuori Reggio, però mai dire mai, speriamo di poterti vedere alle nostre parti. Speriamo. O magari in trasferta per la Viola, quello sarebbe ancora meglio. Io adesso sono a Carpi, ora sono a Reggio, poi tornerò a Carpi per lavoro. Mai dire mai, magari andrò a seguire la Viola o un domani ritornerò, mi riavvicinerò a Reggio Calabria, mai dire mai, e sarà per me un piacere soprattutto poter riabbracciare gli amici come te con cui siamo cresciuti al Santa Caterina, ai campi del Vele Messina, allo Spadolone, ne abbiamo fatte di partite fino alle 9 di sera quando non si vedeva niente, ed era bello stare insieme e condividere anche quei momenti tra una partita e l'altra, e le chiacchierate sulla Viola, le chiacchierate anche sulla Regina, e insomma lo so che stai sognando con Venezia, lo so che non vedi l'ora, ma se sogniamo con Venezia sogniamo anche con la Viola, dai, che sono, hai visto che è bello lo stadio? Sì, bellissimo, faccio i complimenti al comune, all'amministrazione comunale, perché sta facendo un ottimo lavoro, un bel colpo d'occhio, e sta consegnando alla Regina uno stadio all'altezza della Serie B, e mi auguro che possa consentire alla squadra di poter fare, diciamo così, un campionato di vertice, ecco, non ci sbilanciamo troppo, e la Viola lo stesso, mi auguro che il trust, che sta lavorando benissimo, possa piano piano riportare la Viola a quello che erano i lustri di qualche anno fa, perché la città, la Viola lo merita. Io mi auguro piano piano, non c'è fretta, piano piano, la volta, sì, insomma. Però accontentiamoci della Serie B con il campionato dignitoso. Assolutamente sì. Secondo me il futuro ci potrà regalare grandi soddisfazioni. Peppe, ti abbraccio e continuo anche questo tour. Grazie, posso fare un saluto, Gianni, veloce? Saluto Nico, saluto a te per questa opportunità che mi hai dato. Saluto tantissimo Milo, che un abbraccio forte a lui e alla signora, e a tutto il gruppo Olympic con cui sono stato per 2 anni, sono stato benissimo. Quindi, grazie mille. Capitano. Grazie a te davvero. Un abbraccio. Insomma, era Peppe Romeo che tanti ricorderanno sui nostri parquet, sui parquet calabresi. Allora, a proposito di giocatori preferiti, di persone preferite, The King, Peppe Panuccio, una persona meravigliosa, rimarrà sempre nel cuore di tutti noi. Insomma, anche Peppe ne può raccontare tante del coach Nuccio. Io saluto il dottore Panuccio e ringrazio e saluto anche Ciccio Romeo, che non me ne voglia, Ciccio, però anche tu fai parte di quella generazione di allenatori storici. Non ti sto dando del vecchio, ti spendo un complimento. Leggo anche il tuo messaggio. Persone con altri valori umani, avete detto bene, persone con le quali avevi piacere a starci giornate intere, che hanno trasferito dei valori. Sì, condivido assolutamente tutto, coach Romeo, insomma. Abbiamo parlato della WISP, della Frassati, dell'Olympic. Io prima di collegarmi con un mio amico e di provare a insultarlo un po', perché Nuccio amava farlo, quindi io
provo a prendere un po' di testimone del coach, mi permetto. E ringrazio come sempre la signora Caterina, Milo, Gian Domenico, tutti quanti, anche perché secondo me era doveroso partire e ricordare Nuccio in questa maniera. Siamo arrivati quasi alle 2 ore, però va bene così, va benissimo così, perché Nuccio merita questo ed altro, probabilmente anche il network molto più importante di noi, insomma è questo. Adesso gli insulti sono tutti per lui, perché come diceva Nuccio lo possiamo insultare. Come ti insultava? Innanzitutto, per cortesia, gira la telecamera, che sei lui che dovrebbe saperlo. Vabbè, va bene così? Sì, che già orizzontale non sei un granché, se poi vabbè, in verticale. Rompere le scatole. Pasquale Du, con la foto di Papa Francesco, in tanti lo ricordano, le vesti di arbitro, Nuccio l'ho avuto come allenatore negli anni 90, poi l'ho avuto tante volte, un signore di altri tempi e di altri livelli, Pasquale Spanò, grandissimo Pasquale Spanò, che qualche mesetto fa ormai ci ha mandato una foto bellissima della Idoli e Miti, un'altra di quelle squadre del basket old school. Io saluto tutti quelli che ci hanno scritto, Peppe Murano, Ciccio Triolo, mi sto dimenticando qualcuno, Luca Lagana l'ho già detto, e insomma siete stati veramente tanti. Domenico Catalano, ti vedo, grande Domenico, anche perché questa sera abbiamo parlato tantissimo di Olympic / Magic, Gaetano Arezzo, che era uno dei tiratori preferiti di Nuccio. Fofo, amico mio, ma dove sei? Sono a casa. A casa dei tuoi? A casa dei miei, sì. E che ti devo dire, Giovanni? Come ti insultava? Come mi insultava? Guarda, io porterò, penso, il suo insulto preferito è stato quando ci ho giocato, che lui allenava l'Evergreen al CSI, facevamo questa partita a Righi, a un certo punto prendo un rimbalzo offensivo, segno, sento lui che grida: ma che cazzo facete? Segnavo pure un suo pezzo in merda, ma non vi vergognati? Gli ho detto: Nuccio, ora posso andare a sedermi. Ecco, va pure... vabbè, va. Poi lo sappiamo tutti com'era esuberante. Però questo sarà il ricordo più bello che ho in partita di Nuccio. Un rimorso solamente che avrò che non sono mai potuto... cioè non ho mai potuto portarlo ad allenare la VLM, ma per una scelta mia. Però racconta che la sapevo. VLM, che sono passati 5 anni, già era il gruppo 92 della Viola giovanile, la scuola CSI. La racconto io questa. Allora mi fai arrestare tu. Era il 2016, l'imprenditore Fortunato Serrano provava a creare una scuola di basket da presidente. Il nome di questa squadra era VLM, in sintesi, Viva la Madonna. No, non pensate a male, era la squadra dei portatori della vara. Il presidente era un soggetto del genere. Non è vero niente, non è come dici tu. No, non è così, era una squadra, nacque questo nome per il King. C'è sempre di mezzo il King di Peppe Panuccio. Eravamo un 3 contro 3 in Via Marina, come ci chiamiamo? Viva la Madonna. E allora è rimasta così praticamente. Eravamo io, lui e Cristian Ferrara a fare questa squadra, i 3 di sempre praticamente. E quindi il 92B, tranne Peppe, che poi è passato con noi, che eravamo più forti, insomma. No, Peppe in Serie D, tu non giocavi già più, non dire cazzate. Io mi ricordo questo gruppo del 99, del 92, sì, 99, che Davide Marte. Davide Marte praticamente era una banda abbiamo di... Poi siamo andati all'Olympic dopo Davide Marte. Ah, è vero, è vero. Che avete battuto la Liz, Giovanni, ma come... Sì, è vero, è vero, hai ragione. 4 under il mio esordio. Sì, contro Jamal Womack, me lo ricordo. Sì, sì. E al ritorno abbiamo vinto pure con la vista, ho segnato. Sì. Che ti devo dire, Giovanni? Mancherà. Io oggi pensavo proprio questo, che appena ricomincerà il campionato di Serie B, il non vederlo, il suo schiaffo, il suo insulto, dicendomi merda, ma che cazzo fai qua? Sempre un rompicugliuna. Questo io guardo, oppure Giovanni, che cazzo scrivisti, tipo cose del genere. Cioè, ma la cosa che penso che mancherà più di tutte sarà le sue telefonate. Sì. Io ti posso dire, ogni tanto guardo il telefono e un po' di malinconia, di tristezza mi viene.
perché fondamentalmente le sue chiamate erano piacevoli e secondo me un appuntamento per me, lo dico per me, erano davvero positive, perché poi parlavamo di quello che ci piaceva reciprocamente, ovvero esatto. Della quindi lo posso confermare per me e per lui, era la nostra vita, sicuramente più per lui che ne ha vissuto e visto in campo, sì, decisamente. Più di me che alla fine commento soltanto, ho giocato poco, non ho mai allenato, questo, è soltanto questo. Io quando ho avuto la fortuna anche di arbitrarlo, pensa tu. Sì, lo so, t'ho seguito fin da piccolo, fortunato, non sai, ma ti ho seguito fin da piccolo. Però mi ha scoperto Domenico Bolignano, ricordalo. No, guarda, io io ringrazio Domenico Bolignano. Ricordo che in quegli anni la scuola di basket Viola aveva fatto il giornalino e Domenico mi disse: vedi che c'è questo ragazzo con gli occhiali, poi ti ha detto un 2-3 insulti, ma questo va bene, che fa le foto, c'è una macchina fotografica, perché non gliele fai fare? Quindi fondamentalmente dobbiamo dare merito, diamo a Cesare quel che di Cesare, in merito di Domenico, che chiaramente ringrazio, perché se ancora ci sopportiamo a vicenda dopo tanti anni, vuol dire qualcosa di positivo che sta andando avanti. Diciamo di sì. Vabbè, compa, bello. Dimmi, gioia. Tesoro. Siamo arrivati alle 2 ore. Speriamo di non aver stancato nessuno. C'è ancora un po' di gente collegata, quindi vuol dire che il ricordo di Nuccio è molto, molto più importante delle nostre parole, però penso che tante parole viste qui io proverò a trascriverle, perché sono significative, importanti e vanno conservate. La memoria della pallacanestro Regina calabrese e di personaggi positivi, sorridenti, anche perché bisogna sorridere, ragazzi, bisogna essere positivi anche davanti a queste tragedie. Guarda, una cosa che diceva sempre lui era proprio questa, dopo proprio è una cosa che mi ha trasmesso e mi ha insegnato. Durante le partite può succedere la qualsiasi, insulti, schiaffi, però appena suona la sirena nell'ultimo minuto si torna amici come prima. Tutto il rancore, la malinconia rimane in campo, che è successo. Si torna a sorridere sempre. Io ti posso dire che nella mia esuberanza da ventenne, a un certo punto l'ho pure odiato Nuccio, perché non mi faceva giocare. Però col senno di poi, non gliel'ho mai detto, adesso lo sto dicendo alle nostre persone, ma c'aveva ragione, c'era Enzo Possorino, doveva giocare, cioè dove doveva faceva andare. Faceva la garantia, no, e allora è uscito pazzo, in quel frangente. Vabbè, io leggo il messaggio di Nino Romeo, che come sempre dimostra, come direbbe Nuccio, la sua garbatezza estrema. Non ero un suo giocatore, vivo da anni fuori Roma, ma ovviamente sapeva della mia passione per la pallacanestro e non mancava mai di fermarmi sul corso ogni qualvolta mi incontrava, perché ci teneva a farmi sentire il suo affetto. Mancherà tutta la famiglia della pallacanestro Regina, la sua famiglia, perché Nuccio trasmetteva questo: l'affetto per tutti, compreso il sottoscritto. È stato e rimarrà un'icona del movimento cestistico reggino e non solo. Grazie Nuccio, insomma. Un professore, Nino. Non è che ci scegliamo i nostri così per caso. No, scusa, il compare d'Anello, veramente. No, Nino è il mio testimone, io sono suo compare. Quindi. Vabbè, sempre il comparato c'è. Non è che prendiamo così nella busta. Se ci fosse stato Nuccio gli avrebbe detto a Nino, ma cosa scegliste Nino per compare d'Anello? E infatti, sì. Oppure dopo questo messaggio. È bello, no? Io cazzo scrivo, mi sta emozionare, cose del genere. Comunque. Giovannino. Ci vediamo lunedì con te per il quiz. Fai un bravo. E come direbbe Nuccio, non descassare, eccetera, eccetera. Esatto, ti saluto. Va pure. Ciao Giovanni, grazie. Ciao. Signori, siamo veramente alla fine. Io ringrazio anche il mio amico Daniele Tavella, che dagli Stati Uniti ha provato addirittura il collegamento, quindi... Siamo stati anche per questa sera un po' internazionali nel ricordo di Nuccio. Io francamente spero di avervi tenuto compagnia con questi ricordi che per me sono importantissimi. Penso che questa diretta era doverosa. Perdonatemi l'emozione, ma francamente non è stato assolutamente facile per me parlare per 2 ore e 5 di una persona a cui tengo, ve lo dico sinceramente, una persona che... ha fatto tanto per tutta la comunità cestistica, che per me ha un valore sicuramente altissimo,
Probabilmente il suo insegnamento dovrà essere tramandato da tutti i giovani allenatori, da tutti i rappresentanti del basket, compresi noi. E quindi andiamo avanti così, col sorriso sulle labbra, perché sono sicuro che Nuccio questo ha sempre voluto da noi, cioè condivisione, cooperazione, provare a tollerarci l'uno con l'altro. Lo so che non è facile, e si sono creati negli anni diverbi, casini, ma bisogna superarli, bisogna andare avanti. Signori, una buona serata, buona estate, perdonatemi per la lunghezza di questa diretta. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ovviamente io provo a nominarli tutti, non so se mi dimentico qualcuno. Ringrazio il direttore Giusva Branc, Alfredo Auspici, Carmelo Ferraro da Palmi, che non vedevamo da tanti anni, il bomber Giovanni Iulanello, Boom Boom Granata, Coach Salerno da Cosenza, Francesco Creazzo dalla Pallacanestro Viola, barra Attendiamoci, Orlando Pullano da Catanzaro, Tiberio La Camera dalla Wisp Tremolini, Lorenzo Gatto, Deus Ex Machina della Wisp Tremolini, l'avvocato, Gianvito Fontanella in rappresentanza degli arbitri, Mauro Comi, uno degli affezionati, dei super affezionati del coach, e Ciccio Marra, che doveva essere con noi per ragioni prettamente lavorative, ha mandato soltanto un bel messaggino, ma ci rifaremo, caro Ciccio. Ciccio La Face, Daniele Bonadio, che doveva essere con noi, Gianni Santucci, che ci manda un bel saluto, Daniele Tavella, tutti quelli che sono intervenuti. Insomma, secondo me è stato qualcosa di positivo. Ovviamente io ringrazio come sempre la famiglia di Nuccio, che ha permesso tutto questo, anche perché non è facile anche per loro vivere questa situazione, perché se per noi è pesante, per loro non voglio sicuramente immaginare. Quindi abbraccio la signora Caterina e spero di vederci presto, prestissimo, Milo, Gian Domenico e tutta la famiglia, i nipotini e tutti quanti, insomma. Vi auguro una buona serata e ci vediamo prestissimo. Alla prossima.